Allora, possiamo costituire le parti. Filippone Rocco Santo, mi date atto della presenza dal sito? Graviano Giuseppe, intanto vediamo se. Per Graviano Terni, mi date atto della presenza? Sì, buongiorno, qui da Terni, è presente detenuto Graviano Giuseppe, nato il 39-63 a Palermo, dove sono garantiti tutti i collegamenti audio e video. Non ho nessuna incompatibilità con lo stesso. Ne prendiamo atto. Difeso l'avvocato Giuseppe Aloisio. Buongiorno, Presidente, avvocato del GISA di Benedetto per delega, sta arrivando il collega comunque. Va bene, quando arriva poi ne diamo atto Sì. a verbale. Allora, per Filippone, cioè, non vedo nessuno nella saletta. Buongiorno Presidente, dal sito di Bari. Buongiorno. Buongiorno, si dà atto della presenza dell'imputato Filippone Rocco Santo, nato il 10/3/1940 ad Anoia. Si rappresenta che sono garantiti tutti i diritti in materia di videoconferenza e non vi sono incompatibilità tra questo ufficiale del DPG e l'imputato. Grazie. Grazie, ne prendiamo atto. Difeso dagli avvocati Guido Contestabile, Sempre io per delega, per Presidente. delega l'avvocatessa. Di Benedetto dal Giusto. Avvocato Stagliano Salvatore, anche per Sì. delega dell'avvocato Stagliano. Va bene, parti civili. Ministero dell'Interno e della Difesa presso Avvocatura Distrettuale dello Stato. Avvocato Abbigniente, Presidente. Presente. Sì. Regione Calabria, avvocato Michele Rausei, assente. Comune di Reggio Calabria, avvocato Vincenzo Rizzi, assente. Comune di Rosarno, avvocato Rosario Casella, assente. Avvocato Basile per delega, Presidente. Per il Comune di Rosarno, Sì. giusto? Comune di Melicucco, avvocato Leonardo Giammundo, per delega Sì. Basile. Pasqua Vincenzo, assente. Avvocato Massimiliano Leanza, Sono io, Presidente. Basile. Bartolomeo Musicò, assente. Avvocato Giuseppe Canzone, Sono io. Basile. Prossimi congiunti di Fava Antonino, Vicari Teresa, Fava Maria Antonia. Assenti, avvocato Giuseppe Basile, presente. Anile Antonia, assente. Fava Ivana, assente. Fava Valerio, assente. Avvocato Antonio Ingroia, per Sono io per delega delega. Basile. Prossimi congiunti di Garofalo Vincenzo, Scano Patrizi, assente, Garofalo Guglielmo, assente, Garofalo Andrea, assente, avvocato Antonio Ingroia, per delega Basile, Garofalo Guglielmo deceduto, Giuca Giovanna deceduta, Garofalo Loredana, assente, Garofalo Carmelo, assente, avvocato Gaia Maria La Micela, Ci assente, sono io per per delega, delega avvocato avvocato Basile. Basile. Abbiamo costituito le parti, è presente il testo, si può accomodare se ci dice il suo nome e cognome, le generalità le abbiamo già agli atti ormai, e legge la formula. Buongiorno. Buongiorno, di Stefano Michelangelo, nato a Reggio Calabria, 11 aprile 1964, in servizio presso il centro operativo DIA di Reggio Calabria. Consapevole delle responsabilità morali e giuridiche che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Prego, pubblico procuratore generale, può avviare Grazie l'esame. Presidente. Mi autorizza a stare È seduto? autorizzato, certo. Allora, dottore Di Stefano, voi siete stati incaricati di riscontrare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che sono stati sentiti in questa sede e mi risultano due note, forse anche tre, sì, tre note da voi prodotte su questo tema nel dicembre 2022 e gennaio 2023. Quindi iniziamo da quella del 5 dicembre, vorrei che lei illustrasse i temi di prova che avete approfondito e i riscontri trovati. Sì, signor Presidente, posso consultare gli atti a mia firma e anche il formato digitale? È autorizzato. Allora, un primo tema di approfondimento. Facciamo riferimento alla nota, Sì, all'indicazione un della primo tema nota. di approfondimento ha riguardato la stesura della nota del 5 dicembre 2022. Di protocollo 12352,
ove sono stati trattati in modo particolare i seguenti temi. Il primo ha riguardato la presenza di soggetti ritenuti intranei alle organizzazioni criminali siciliane ed in modo particolare a Salvatore Riina, a Matteo Messina Denaro e ai fratelli Graviano, presenti già a Maropari, in provincia di Reggio Calabria, nel 1979. Maropari è il comune ove risiede la, ove è risieduto la famiglia Varone e si trova a brevissima distanza dal comune di Anoia e comunque a tutto il comprensorio che è di stretto interesse a queste indagini. L'altra questione ha riguardato poi l'individuazione di un agrometo che era stato descritto dal collaboratore di giustizia abruzzese di proprietà di tale Peppe Piccolo, ove si sarebbe svolto l'incontro con esponenti di vertice della, dell'Andrangheta con Bettino Craxi e Silvio Berlusconi. Un altro approfondimento ha riguardato invece la notorietà mediatica di Silvio Berlusconi nell'anno 1970, dal 1978 in poi. Ultima vicenda che è stata esplorata sommariamente in questa nota, ma poi approfondita anche in quella successiva del 12 di dicembre del 2022, ha riguardato l'espansione della politica del Partito Socialista Italiano nella provincia di Reggio Calabria e la presenza di Craxi nel periodo corrispondente, correlando questo anche a un singolare omicidio che poi sarebbe avvenuto nel 1980 riguardante il segretario del Partito Comunista di Rosarno, ucciso immediatamente dopo le elezioni regionali e provinciali del 1980. Quindi questi sono i temi nella sua complessità. Andando adesso nello specifico, da diversi atti di indagine riguardanti le inchieste sulle stragi, a partire dalle sentenze che sono che hanno riguardato le indagini da parte della Procura della Repubblica di Firenze e che poi sono scaturite una serie di sentenze, tra cui quella del 6-6-1998 sulle stragi, è stato fatto ampio riferimento a tale Pietro Giambalvo, persona che era stata indicata dal collaboratore Vincenzo Sinagori, quale soggetto che aveva organizzato una riunione nel 1991 a Castelvetrano dove gestiva una proprietà per conto di Salvatore Riina. A questa riunione poi sarebbero stati presenti una serie di soggetti. Riporto espressamente quello che è il contenuto, un piccolo straccio della sentenza che ho appena richiamato. Nella riunione di Castelvetrano, dice il Sinagori, che verso il mese di settembre-ottobre del 1991 intervenne ad una riunione che si svolse a Castelvetrano in una proprietà di campagna di Salvatore Riina, cui badava un uomo d'onore di Santa Ninfa, certo Pietro Giambalvo. A questa riunione parteciparono lui e Mariana Gade, nonché Matteo Messina Denaro, Giuseppe Graviano, Filippo Graviano e Salvatore Riina. I riferimenti a Pietro Giambalvo sono diversi e vanno avanti nel tempo, fino a quando vi è stata un'operazione di polizia giudiziaria denominata Hermes di alcuni anni addietro, dove lo stesso è stato colpito da provvedimento cautelare assieme a una serie di altri soggetti ritenuti fiancheggiatori, stretti fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro. Ma una sentenza ancora più recente, che è la numero 3-2020, registro sentenze, numero 1-2017, registro generale Corte d'Assise, numero 402-2016, RGNR,
depositata il 20 ottobre del 2020 dalla Corte di Assise di Caltanissetta, riguardante la condanna di Matteo Messidenano come responsabile delle varie stragi continentali, è fatto ampio rimando alla persona di questo Pietro Giambalvo. Prima di illustrare il contenuto di questi richiami della sentenza a Pietro Giambalvo, spiego le ragioni di questa citazione. Nel 1978 abbiamo rilevato la presenza del fratello di questi, Giuseppe Giambalvo, a Maropati, e in quel contesto sarebbe stata poi effettuata una perquisizione finalizzata alla ricerca di un latitante, in modo particolare di Francesco Varone. Rileveremo successivamente che troveremo dei collegamenti diretti immediatamente prima delle stragi del 1994 nei confronti dei carabinieri tra Francesco Varone e l'imputato Rocco Santo Filippone, quindi a particolare attinenza quello che io sto cercando di evidenziare sul conto di Pietro Giambalvo. Leggo un attimo alcuni stralci di quella. Scusi, dottore Di Stefano. Mi dica. Vorrei che, prima di andare avanti, lei precisasse, sempre facendo richiamo dei passaggi della sentenza che ha citato all'inizio, qual era lo scopo della riunione. Sì, certo. A cui era presente Giambalvo insieme ai vertici di Cosa Nostra. Quindi riporto uno straccio della sentenza di Firenze. Lo scopo di questa riunione è così sintetizzato dal Sinagori. In questo incontro dottor Rina ci disse che dovevamo incominciare a pensare sia a Falcone che a Martelli, e quindi dovevamo partire, dovevamo organizzarci per andare a Roma, e ci diede anche delle indicazioni sia per Falcone che se la poteva fare al ristorante La Matriciana, che poi successivamente vennero a sapere che non era La Matriciana ma era un altro ristorante. E se non trovavamo loro, dovevamo vedere se incontravamo o Costanzo o qualche giornalista di quelli che in quel periodo ci davano fastidio. Continua più avanti. Dice il Sinagori che all'epoca conosceva bene Matteo Messina Denaro e Totò Riina. Non conosceva invece Giuseppe e Filippo Graviano, che gli furono presentati in quell'occasione. Alla riunione egli fu portato da Agate Mariano, e ad essa non partecipò in Giambalvo, che era comunque presente in casa. Vabbè. Lei prima ha citato una sentenza sulle stragi continentali attribuendola alla Corte di Assise di Caltanissetta. Allora, la sentenza è la numero 2010-2020, come responsabile morale sì, questa ma sentenza. Non credo che siano le stragi continentali, se no, dovrebbero essere chiedo scusa, no, dovrebbero essere le stragi del 92. Bene. Sì, chiedo scusa. Proseguiamo. Quindi. Ha citato una parte, una sentenza ci indica meglio la sentenza. Allora, è già agli atti, Presidente. La sì, sentenza, sì, sì, la no, sentenza no, che ho citato è la pagina che ha letto. È la sentenza della Corte d'Assise di Firenze del 6 giugno 1998. La pagina di quel brano che ha letto? Di quel brano che ho letto, no. Non ho riferimento della pagina. Presidente, la ricavo io e la comunico alla Corte, va bene? Prego. Non la trovo io, perché informatico. Segnano che lo facciamo. Allora, riporto esclusivamente i passi in cui viene fatto riferimento al nome Giambalvo. Riporto da pagina 154 della sentenza del 2020. Castelvetrano e Mazzara del Vanno divennero quindi per Riina, così come per Provenzano, i luoghi sicuri dove trascorre la latitanza e nel contempo investire e custodire i propri beni.
Tale fiducia si rivelò ben riposta, tanto che fino all'avvento dei veri pentiti nessuno saprà mai nulla della villa di Mazara del Vallo, dove Rina fino all'estate del 92 trascorreva le sue vacanze, ovvero della casa di Rina ubicata nella campagna di Vasselvetrano, intestata a Pietro Giambalvo, dove il bosco renese era solito rifugiarsi e dove i suoi figli trascorrevano le vacanze. Ancora viene sentito più avanti, siamo alla pagina 161, il testimone di Pietro. Emergeva sostanzialmente che era una copertura per investire denaro di provenienza illecita, diciamo a nome delle mogli, perché praticamente erano quasi tutti gli esponenti mafiosi, che come per esempio Brunone Teresa, la moglie di Mangiaracina Vito, che era un esponente mafioso. Sono questi i dati. Ecco, c'era Grimaldi, era la moglie di Pietro Giambalvo, e poi fondamentale c'era il commercialista che era Pietro Mandalari, che era un uomo proprio di Totorrina. Ancora più avanti, nel settembre del 1995 mi sono recato nell'orificio del predetto De Simone per salutare lo zio Ignazio, molto amico di mio padre, che era stato colpito da un infarto. In quell'occasione mi fu presentato uno dei fratelli Giambalvo, che amministrava il terreno di Rina di Contrada San Filippo. Ancora parla il collaboratore Sinagori, siamo alla pagina 164. Rina aveva una casa a Mazara, sapevo che aveva delle proprietà a Castelvetrano. In un terreno c'era proprio Pietro Giambalvo, credo. Era un uomo d'onore di Roccamena, ma abitava a Santa Ninfa. Ancora più avanti, pagina 387, il Sinagori ha riferito di una riunione avvenuta nel paese natale di Matteo Messina Denaro, in un immobile nella proprietà del Rina e curato da Giambalvo Pietro, uomo d'onore di Roccamena, ma residente a Santa Ninfa. Penso sia sufficiente l'indicazione che ho dato per descrivere chi fosse Giambalvo. Riportava una parte di dichiarazioni di Pietro. Sì. Bene. Chi è? Io dico subito. Le dichiarazioni sono del test della polizia giudiziaria, luogotenente Di Pietro. Sono riportate al paragrafo 2 l'excursus criminale di Matteo Messina Denaro. Tornando a quella sentenza invece della Corte di Assise di Firenze. Nel parlare della riunione Castelvetrano era stato specificato, si parlò che a Roma c'è una persona, un calabrese, che conosceva Matteo Messina Denaro, un certo Scarano, che poi ho conosciuto e che era una persona che ci si poteva fidare, in quanto già loro lo avevano provato, nel senso che aveva fatto degli omicidi per conto dei partannesi, credo. Il Sinagoli dice che di Scarano gli parlò anche Matteo, il quale l'aveva conosciuto tramite gli Accardo. Anche Matteo gli disse che degli omicidi erano stati commessi da Scarano per fare un favore ai partannesi. Orbene Antonio Scarano, nato a Dinami, Vibo Valentia, il 7 gennaio 1945, è già soggetto interessato nelle pregresse indagini e sentenze che hanno riguardato il periodo stragista. La residenza di Antonio Scarano dista pochi minuti da quelle che sono oggetto di interesse in questo contesto, e mi riferisco in modo particolare alla zona di Anoia, così la zona di Maropadi, anche da un punto di vista geografico. Ora, siamo arrivati a parlare di Pietro Scarano semplicemente perché facendo una ricerca a tappeto in tutti i comandi territoriali dell'Arma dei Carabinieri della Piana abbiamo rilevato una comunicazione che era stata fatta dalla Compagnia Carabinieri di Corleone alla Compagnia di Carabinieri di Gioia Tauro il 4 aprile del 1979. In questo contesto veniva indicato che Giambalvo Giuseppe, cioè il fratello di Giambalvo Pietro, aveva scelto
per essere sottoposto a una misura dell'obbligo di soggiorno fuori dalla Sicilia in un comune lontano dal mare non superiore a 10.000 abitanti, aveva scelto come comune Maropati. Ricordo in analogia che identica cosa aveva fatto successivamente Pino Mandalari, il commercialista di Totorrina, che avrebbe scelto come località di soggiorno Villa San Giovanni nel periodo in cui sarebbe avvenuto poi l'omicidio del giudice Scopelliti. Ci dia più particolari rispetto a questa comunicazione della compagnia di Corleone. Sì, certamente. Allora, la nota è la numero... Intanto spieghiamo dove l'abbiamo trovata. L'abbiamo trovata presso la compagnia carabinieri di Gioia Tauro e si tratta della nota numero 3765/57 del 4 aprile 1979. La comunicazione è che viene redatta dalla Legione Carabinieri Palermo Compagnia di Corleone, con indirizzo alla Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro, ha per oggetto il Giambalvo Giuseppe. Riporta la nota. Giambalvo Giuseppe dà tutti i riferimenti. Era stato sottoposto ai sensi ad anni 2 di sorveglianza speciale, elevato detta misura di prevenzione ad anni 3 e aggiunto l'obbligo del soggiorno a un comune fuori dalla Sicilia con popolazione non superiore a 10.000 abitanti lontano dal territorio marittimo. Il predetto ha scelto quale sede di domicilio il comune di Maropati, dove si presenterà al sindaco del luogo in data 9 aprile 1979. Nell'indicare i precedenti criminali del Giambalvo, riporta tra l'altro la nota. Il 7-9-1973, RG 403/1 dell'Arma di Corleone, denunziato in stato di arresto unitamente a Bagarella Leoluco e Cascio Bartolomeo per detenzione e porto abusivo di armi e munizionamento. Sempre nel 1963-73 diffidato. 1974, Tribunale di Palermo, anni 2 di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune. 77, indiziato del reato di associazione per delinquere in concorso a Irina Salvatore, classe 1930, Provenzano Bernardo, classe 1933, Bagarella Leoruga, classe 1942, Cascio Gioacchino, Cascio Bartolomeo, Giambalvo Vincenzo, classe 1928, Diesi Leonardo, Lamberto Salvatore, Armato Giovanni. È indiziato di appartenere alla mafia ed iscritto all'elenco dei mafiosi della provincia di Palermo. Risulta affiliato alla cosca mafiosa corleonese Ligiana, è germano di Giambalvo Vincenzo, inserito nell'elenco dei mafiosi della provincia di Palermo, in atto residente a Santa Ninfa. Nel novembre di quel 1979 Giambalvo sarebbe stato oggetto di perquisizione domiciliare da parte della stazione carabinieri di Maropati al fine di rintracciare Francesco Varone, all'epoca latitante. Nelle precedenti deposizioni ho diffusamente parlato di Francesco Varone e di altri componenti della sua famiglia nel contesto del sequestro Moro e ho anche riportato alcuni stralci della sentenza di primo grado riguardante l'omicidio di Mino Pecorelli, dove il Vincenzo Vinciguerra aveva parlato dell'interessamento dei fratelli Varone nel sequestro. In quel contesto sarebbe stato fatto anche il nome di Lombardo Domenico, di cui parlerò più avanti. Il verbale di vana perquisizione che documenta i fatti è stato redatto in data 14/11/1979 dalla stazione di Maropati. In questo contesto viene dato atto
avendo motivo di ritenere che nell'abitazione di Giambalvo Giuseppe, in rubrica meglio generalizzato, potessero trovare ospitalità latitanti, tra cui Barone Francesco, nato a Maropati il 10/1 del 1949. Quindi stiamo parlando del 1979, uno dei fratelli Giambalvo presente a Maropati viene effettuata una perquisizione al fine di rintracciare Francesco Barone. Mi scusi, da questa nota emergono anche le contestazioni a carico del Barone o gli episodi dei quali lui era chiamato a rispondere? Mi scusi, non l'ho sentita, dottore. Emerge da questa nota anche una contestazione che era elevata a carico del Barone, cioè le ipotesi delittuose che lui era in qualche modo chiamato. Sì, il Barone era ricercato per non aver raggiunto la sua sede di soggiorno obbligato fin dal 9/6/1976, nonché armi e materie esplodenti. Questo viene riportato nella nota. Sempre presso la compagnia Carabinieri di Gioia Tauro abbiamo rinvenuto altra nota, che è la numero 535/33 del 1979, del 30 settembre 1980, avente ad oggetto convergenze e collegamenti tra la criminalità organizzata operante in Sicilia, Calabria e Campania. Leggo un breve assunto dove si parla espressamente di Giambalvo Giuseppe. In ottemperanza a quanto scrive in pratica la Legione Carabinieri di Catanzaro al comando gruppo di Carabinieri di Reggio Calabria. Nel rispondere alla richiesta, al fine di dare notizie sulla cosca mafiosa capeggiata dai Piromalli, sulla personalità di Piromalli Giuseppe, latitante, e Giambalvo Giuseppe, nato a Roccamena, domiciliato in comune di Maropati. Diamo la generalità del Piromalli Giuseppe di cui si parla. Il Piromalli Giuseppe di cui si parla, nato a Gioia Tauro, 1/3/1900, qui non vedo bene qual è il documento, un attimo prendo l'altro. Comunque sicuramente non è facciazza, è il vecchio Piromalli Giuseppe. È il vecchio Piromalli. Al punto 3 di questa comunicazione, nel parlare di Giambalvo Giuseppe è precisato. Quindi mi scusi, in questa nota si accosta, vorrei che lei fosse chiaro su questo, il nome di Giuseppe Piromalli. Allora si accosta il nome di Giuseppe Piromalli, fratello di Mommo Piromalli, al nome di Giambalvo Giuseppe. E cosa si dice? Allora, questa nota, nel riportare il punto di Giambalvo, obbligato, dimorante obbligato nel comune di Maropati fin dal 9 aprile 1979 e fino al 9 aprile 1982, annovera i seguenti pregiudizi. 64, arma di Roccamena denunciato alla pretura di Corleone per truffa. 73, arma di Corleone in stato di arresto unitamente a Bagarella Loruca e Cascio Bartolomeo per detenzione e porto abusivo di armi. 73, diffidato. Questi sono i riferimenti relativi a Giambalvo. A Giambalvo. A me interessa, voglio dire, ancora prima l'inquadramento che i carabinieri nel 1980 danno dei fratelli Piromalli. Sì. Perché vorrei capire se siamo leggermente in ritardo nell'inquadrarli in maniera corretta. Allora, al primo punto viene indicato Cosca Piromalli, operante nella piana di Gioia Tauro. È precisato. Nella piana di Gioia Tauro opera il clan dei Piromalli, che è iniziato ad operare circa 30 anni fa. A capo del sodalizio mafioso ci sono sempre stati i fratelli Girolamo e Giuseppe, nato a Gioia Tauro l'1/3/1937, e Girolamo, nato Gioia Tauro, il 7/10/1918. A me pare 17, non 37. Ho una fotocopia che leggo malissimo. Vabbè, comunque, stiamo parlando dei due fratelli Mommo e Giuseppe. Inizialmente il capo era Girolamo,
Da seguito alla sua morte, avvenuta in Gioia Tauro l'11/2/79, le redini del clan le ha assunte il fratello Giuseppe. All'inizio il clan si occupava prettamente delle estorsioni attraverso l'imposizione della cosiddetta mazzetta e della guardiania abusiva. Successivamente, un attimo perché devo prendere il documento in originale dall'allegato. Successivamente allargava la sua sfera di influenza nell'ambito di tutta la piana di Gioia Tauro, legandosi al clan mafioso emergente dei Mammoliti di Castellace. La cosca cresciuta all'insegna del rispetto gerarchico andava per via consolidando le sue posizioni di supremazia nei confronti di altre famiglie mafiose, con le eliminazioni delle persone che mal tolleravano le loro imposizioni. A riguardo si ricordano le condanne a morte dei fratelli Foti Antonio e Domenico, di Raso Martino, del nipote Zito Giuseppe, nonché di Carlo Antonio e Mesiti Mario. I predetti si ritiene avessero contrasto con il clan nel controllo del commercio degli agrumi e nella riscossione della mazzetta. Si fermi un attimo, va bene. Poi, Presidente, chiederemo di acquisire questa documentazione. Vado alla pagina seguente, nella parte in cui si parla di Cosa Nostra. Sì. Nel 1971, con l'invio al soggiorno obbligato presso l'isola della Silara di Girolamo Piromalli, quest'ultimo ha avuto la possibilità di stare a contatto con i più grossi esponenti della mafia siciliana, dedita principalmente al traffico degli stupefacenti e al riciclaggio di denaro provenienti dai sequestri. Infatti nell'isola il Piromalli stringeva amicizia anche con uno dei più autorevoli esponenti di Cosa Nostra, Joe Bonventre, che era stato espulso dagli Stati Uniti in seguito al suo arresto effettuato dall'FBI in una villa di Apalkin mentre partecipava ad un vertice con i padrini della mafia siculo-americana. Al rientro dal soggiorno obbligato, Gennaro Piromalli, divenuto ormai il capo incontrastato della mafia operante nel versante tirrenico, stringe rapporti di amicizia con Antonio Magri, che era considerato il capo della mafia operante nel versante ionico. Consolidando sempre più il prestigio, il clan, ad opera di Girolamo Piromalli, diveniva il più potente nel Reggino, tant'è che il suo capo veniva considerato, dopo la morte di Antonio Magri, il padrino dell'andrangheta calabrese. Quindi Girolamo era il padrino dell'andrangheta calabrese. Questa nota cede al fratello Giuseppe. Che cede al fratello Giuseppe dopo la sua morte nel 1979. Quindi quando si parla di capo, dobbiamo intenderlo in questi termini. Sì. Ancora avanti si parla dei rapporti con i siciliani documentati anche dall'FBI. Subito dopo. Ho parlato di John Bonventre, sì. Poi negli anni 70, forte di questa espansione, il clan, abbandonato il tradizionale sfruttamento delle risorse locali, si dedicava ai sequestri di persone al traffico di stupefacenti. Infatti l'FBI faceva sapere all'arma di Palmi che il traffico della cocaina in Calabria avveniva con il beneplacito dei Piromalli. Inoltre, per il sequestro di Polghetti veniva arrestato il boss Girolamo Piromalli. A cavallo degli anni 70-80, con l'inizio dei lavori per la realizzazione del quinto centro siderurgico e del porto industriale, il clan dei Piromalli sfruttava questa nuova fonte di ricchezza attraverso il controllo dei subappalti. Questo inciso è particolarmente rilevante perché più avanti richiamerò una interrogazione parlamentare in cui si farà proprio riferimento al fatto che ci sarebbe stata una sorta di impulso da parte di esponenti del Partito Socialista Italiano per portare avanti la progettualità del quinto centro siderurgico, seppure fosse chiaro ed evidente la presenza di infiltrazioni mafiose a tutto campo. Credo possa andare, c'è la parte di Giambalvo, certo, che comunque ricalca quella che era la sua, diciamo, la sua figura criminale, che in parte ho già sintetizzato prima.
Vuole che esplori ancora questa parte, no, posso andare avanti? No, mi interessava soltanto questo riferimento. Vedo che c'è un richiamo anche al sequestro di Polghetti. Sì, l'ho indicato. Per quanto riguarda un breve inciso su Giuseppe Giambalvo, sì. È indiziato di appartenere alla mafia ed iscritto all'elenco dei mafiosi della provincia di Palermo, è di cattiva condotta morale e civile, è ritenuto individuo capace di commettere ogni sorta di delitto sia contro la persona che contro il patrimonio. Risulta affiliato alla cosca mafiosa colonese Ligiana, si associava con Cascio Gioacchino, Cascio Bartolomeo, Latitanti, Provenzano Bernardo, entrambi di Corleone. È stato denunciato per associazione a delinquere a seguito dell'omicidio in persona del tenente colonnello dei carabinieri Russo Giuseppe. Appartiene a famiglia di pregiudicati e germano di Giambalvo Vincenzo. In Maropati esplica l'attività di operaio specializzato alle dipendenti della ditta Salcos, con cantiere di lavoro sito nel comune di Cinque Frondi. Abbiamo rinvenuto una ulteriore nota presso la stessa stazione carabinieri di Gioia Tauro, numero 621/1 del 19 dicembre del 1983, avente ad oggetto convergenze e collegamenti tra la criminalità organizzata operante in Sicilia, Calabria e Campania. Nel leggere soltanto un breve stralcio, viene fatto riferimento a una serie di soggetti, tra cui Piromalli Giuseppe e Gangemi Antonio. E viene indicato, Piromalli Giuseppe risulta avere avuto contatti con Gioe Bonventre, autorevole esponente di Cosa Nostra, mentre si trovava sull'isola della Sinara al soggiorno obbligato il fratello Girolamo, noto Don Mommo, ed in Fabriano con l'ex sorvegliato speciale della PS Vincenzo Scaduto, nato a Bagheria e residente a Palermo. Tali contatti, insieme a quelli tenuti dal predetto Piromalli Giuseppe con Giambalvo Giuseppe, nato a Roccamena, sono stati specificati da questa compagnia nelle informative del 3379, numero 53S del 3980, risposta alla richiesta del reparto operativo di questo gruppo, e con la nota numero 6841 datata 5-10-81 in riferimento alla richiesta di codesto reparto operativo, avente entrambi lo stesso oggetto. Ancora, Gangemi Antonio, affiliato alla cosca mafiosa dei Piromalli, di cui un autorevole esponente mimetizzava i suoi contatti con esponenti della mafia siciliana con il commercio della ceramica comprata nella zona di Palermo. Chi è questo Gangemi Antonio? Ebbene, Gangemi Antonio è il detto il signorino, è la persona di cui ho diffusamente fatto richiamo nelle precedenti udienze, parlando dei rapporti che sarebbero stati tenuti dalla sorella di Ligio dopo la sua morte, recandosi a Gioia Tauro per conferire mandato a... Quindi, dottore Di Stefano, per capirci, è il Nino Gangemi di cui si è parlato diffusamente in questo processo? Assolutamente sì. E il riferimento che viene fatto al commercio della ceramica è stato anche oggetto di riscontro in ambito all'operazione White Tile che avevo seguito io tra il 92 e il 93, dove Gangemi era stato poi arrestato assieme a una serie di soggetti, tra cui Franco Moto, di cui avevo già parlato anche nelle precedenti deposizioni, soggetti dell'Andrangheta cirotana, della banda della Magliana e del cosiddetto Siderno Group. L'operazione si chiamava White Tile. Per quanto riguarda la certa identificazione di Giambalvo Giuseppe, quale fratello di Giambalvo Pietro, abbiamo rinvenuto un rogito presente agli atti dell'Agenzia delle Entrate che lascia poco spazio alla certezza dei rapporti parentali.
Per quanto riguarda poi la figura di Gioè Bonventre, che viene richiamato nelle note dei carabinieri. Scusi, qui viene richiamato anche in relazione a Pietro un provvedimento cautelare di una certa importanza. È quello che aveva richiamato prima? Sì, lo avevo richiamato prima, era il provvedimento Hermes. Il provvedimento Hermes che era stato dove Pietro Giambalvo, quindi il fratello di Giuseppe, era stato colpito nell'anno 2015 da un provvedimento di custodia cautelare in carcere in quanto ritenuto con altri soggetti fiancheggiatore di Matteo Messina Denaro. In questo contesto erano stati... Che vuol dire fiancheggiatore? Quali contestazioni gli erano mosse? Allora... Mi perdoni, ma fiancheggiatore è un termine tecnico. In buona sostanza, in questa indagine si faceva riferimento al fatto che vi erano diversi soggetti che intrattenevano per conto della loro latitante Matteo Messina Denaro una sorta di circolarità di informazioni attraverso il sistema dei pizzini. Di quali reati rispondeva in quell'operazione? Sì, un attimo, perché lo sto cercando, perché non... Guardi, è successivo proprio all'elenco dei nomi. Indagati per i reati di associazione per delinquere di stanco mafioso e favoreggiamento aggravato della modalità mafiosa per aver agevolato la latitanza del noto Matteo Messina Denaro. Beh. Il provvedimento a carico di Gondola Vida, Gucciardi Michele, Scimonelli Giovanni Domenico, Giambalvo Pietro, Giambalvo Vincenzo, Giglio Leonardo, Di Leonardo Ugo, Terranova Michele, Mattarella Giovanni, Agiueci Leonardo e Loretta Giovanni. Vorrei che lei fosse ancora un po' più chiaro, sempre analizzando questo provvedimento, nel dirci qual era il ruolo di Giambalvo Pietro. Sì. In questo circuito informativo. È riportato a un certo punto, parlando dei vari soggetti interessati. In egual modo Loretta Giovanni assicurava per il tramite di Augegi Leonardo, un ragioniere di una ditta di Santa Ninfa legata a Loretta per ragioni d'affari, le comunicazioni tra Gondola e Giambalvo. Analogamente di Leonardo Ugo, un geometra in pensione di Partanna, permetteva al Gondola di fissare dei riservati incontri con Scimonelli Domenico e talvolta agevolava quest'ultimo nel fissare appuntamenti con Giambalvo Pietro. Va bene. Andiamo avanti. Mi pare lei fosse tornato a Piromalli Giuseppe a Bonventre. Sì, stavamo parlando di Bonventre. Allora, abbiamo rinvenuto quella che è la figura criminale di Bonventre agli atti delle commissioni parlamentari di inchiesta, ove è precisato John Bentre, vice capo della famiglia Bonanno, che ha partecipato a tutti i summit mafiosi, inspiegabilmente in circostanze sospette, dice l'ispettore Shanley della polizia americana, ha lasciato il territorio degli Stati Uniti subito dopo la riunione di Apalchina e si è trasferito in Italia. Al giudice istruttore Vigna, il Bonventre confermerà di aver lasciato clandestinamente gli USA, pur essendo munito di regolare passaporto, ma non spiegherà le ragioni di questo comportamento. Ma dirà il giudice nella sentenza: esse devono ricercarsi nel quadro dei programmi delittuosi che l'organizzazione di Cosa Nostra intendeva svolgere in Sicilia allo scopo di affiancare Garofalo nell'esecuzione dei programmi stessi. Altro rimando è fatto in un altro documento della Commissione parlamentare, dove è specificato il rapporto dei 114. In sostanza parte dal presupposto che siamo davanti non a un mutamento del fenomeno mafioso, ma ad una semplice rivolta generazionale,
Molti dei nomi contenuti in questo dossier sembrano nuovi rispetto a quelli setacciati ai tempi della strage di Cianciulli da Cesare Terranova, ma si tratta solo di un'impressione. Leggendo meglio si scopre che uno è figlio di Vincenzo Rimi e un altro è nipote di Gioe Bonventre, il terzo è genero di Frank Coppola. Più che di nuovi mafiosi possono essere definiti i nipotini della mafia. Poi di Bonventre si parla anche nella natura internazionale, sia francese che tedesca che americana. Quindi un nome noto. Prego? Un nome noto, molto noto. È un nome noto. Andiamo avanti. In quella nota si fa poi riferimento, in quella nota dei carabinieri, si fa anche riferimento a quelli che erano stati i soggiorni che erano stati fatti dai fratelli Piromalli a San Giovanni Luparoto. Sono argomenti che ho già trattato diffusamente nelle precedenti udienze, specificando tra l'altro l'esistenza di una conversazione effettuata dall'albergo dove si trovava Girolamo Piromalli, con cui era stato selezionato il centralino della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché la presenza nell'albergo quando Piromalli aveva fatto perdere le sue tracce, la presenza di Carmelo Cortese, di cui parlerò più avanti. Quindi, in sintesi... Mi scusi, perché in relazione alla località di Maropati voi fate riferimento anche ad Aldo Micichè? Facciamo riferimento ad Aldo Micichè perché anche Aldo Micichè, politico democristiano che poi sarebbe stato al centro di una serie di inchieste riguardanti rapporti con l'Andrangheta, era originario di Maropati, ma Aldo Micichè in precedenti udienze ho riferito avesse un'abitazione in via della Camilluccia a Roma nel periodo del sequestro Moro e fosse stato anche oggetto di visita da parte di esponenti delle unità comuniste combattenti. Lei dice è stato interessato da vari procedimenti, mi sa indicare quali? O almeno... Al momento no, dovrei trovare gli atti, dottore. Anche in parte, diciamo, quali procedimenti lo hanno interessato? Non me lo ricordo. Vabbè, lo mettiamo un attimo da parte, poi ci torniamo. Sì, eventualmente se ho il tempo poi in una sospensione li prelevo e li recupero. Ora, fino a questo momento abbiamo rilevato che il fratello di Pietro Giambalvo, che era soggetto presente alla riunione di Castelletrano sulle stragi, sia stato per lungo tempo domiciliato a Maropati, che è il comune di residenza dei fratelli Varone, ed lì destinatario di una perquisizione proprio finalizzata alla ricerca di Varone Francesco. Sì. Ma il dato che qui ha ancora maggior rilievo è il fatto che Rocco Santo Filippone sia stato identificato in compagnia dello stesso Francesco Varone immediatamente prima l'esecuzione dei progetti stragisti nei confronti degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri. Ricordo che gli attentati sono avvenuti il 1 dicembre del 1993, il tentato omicidio dei carabinieri Pasqua e Ricciardo a Saracinello, il 18 gennaio del 1994 l'omicidio dei carabinieri Fava e Garofalo a Scilla, il 1 febbraio del 1994 il tentato omicidio dei carabinieri Musico e Serra a San Gregorio. Ebbene, il 22 ottobre del 1993, quindi 39 giorni prima del primo tentato duplice omicidio Pasqua Ricciardo, Filippone e Varone sono stati identificati a Melicucco da personale della stazione Carabinieri. L'identificazione è avvenuta 22-10-1993, leggo la nota di annotazione dei carabinieri che è la numero 10-52 del 22-10-1993, dove sono stati fermati assieme Filippone Roccosanto con Audino Nicola e Varone Francesco. Ma ancor prima
Il 18 agosto del 1990... Scusi, che annotazione c'è in questa nota in relazione ai soggetti fermati? Mi scusi? Che annotazione riportano i carabinieri in conclusione alla nota che lei sta illustrando? Conosciuti quali pregiudicati del luogo e intenti a parlare tra loro davanti il bar sport. Prosegua. Qualche tempo prima, il 18 agosto del 1993, abbiamo rinvenuto un'ulteriore annotazione della stazione carabinieri di Melicucco, che in data, nella stessa data del 18 agosto alle ore 9.30, avevano notato per circa minuti fermi intenti a parlare fra loro amichevolmente sulla via Gramsci di fronte alle scuole elementari le sottonotate persone. Mercuri Pasquale, Filippone Rocco Santo, Varone Francesco, dove è specificato ritenuto attuale boss dei Maropadi, Napoli Antonino, nato classe 1954, e Napoli Antonino, classe 1961. Per quanto riguarda Filippone Rocco Santo, i carabinieri specificano pregiudicato anch'esso con precedenti penali per associazione di stampo mafioso ed altro. E accanto agli altri nominativi? Gli altri nominativi, Mercuri Pasquale, già tratto in arresto per associazione di stampo mafioso, ritenuto attuale boss in Melicucco. Napoli Antonino, classe 1961, commerciante ex assessore comunale. E Napoli Antonino, imprenditore classe 54, imprenditore ex sorvegliato speciale, cognato di Mercuri Pasquale. Quindi sicuramente soggetti intranei o comunque vicini ad ambienti legati alla criminalità organizzata. Quindi questa era la ragione del controllo. C'è altro sulla Giambalvo? Posso... No, dico, questa è la ragione del controllo, che fossero tutti soggetti riferibili a contesti criminali di tipo mafioso. Dall'indicazione che viene riportata, dall'arma, sì. Perché messi da parte Varone e Filippone, Mercuri ritenuto l'attuale boss di Melicucco. Con lui c'è il cognato Napoli Antonino, classe 54, ex sorvegliato, e l'unica persona che appare, diciamo, fuori da contesti politici, almeno da quella che è l'indicazione, ma legato a contesti, a contesti criminali, ma legato a contesti politici, è Napoli Antonino del 61, che era stato assessore comunale. Va bene, andiamo al punto 2. Allora, il successivo punto che è stato esplorato riguardava le dichiarazioni di Bruzzese in relazione a un agrumeto. Rileggo soltanto quel piccolo stralcio in cui Bruzzese aveva indicato quale fosse l'agrumeto dove era avvenuta la riunione. Mi trovavo nelle campagne di Polistena, nei pressi della proprietà chiamata Vittoria. Mi scusi, non in questa forma. Perché questa ormai, voglio dire, è superata dalle dichiarazioni di Bruzzese rese in questo processo, quindi non possiamo tornare all'interrogatorio. Quindi ci deve soltanto sintetizzare i riferimenti e andare a verificare i riscontri. D'accordo. Quindi il piccolo aveva, il Bruzzese aveva fatto riferimento al fatto che la riunione si sarebbe tenuta in un agrumeto che si trovava nei pressi della proprietà chiamata Vittoria e si trovava lungo la fiumara di Polistena, lato sud, la fiumara di Polistena lato sud. Nell'effettuare una ricerca globale su quelle che potevano essere le proprietà della zona riconducibili a tale Giuseppe Piccolo, abbiamo rinvenuto attraverso l'Agenzia delle Entrate una serie di terreni con un casolare che erano riconducibili a Piccolo Giuseppe, nato a Polistena il 22/6 del 1926. Tra i terreni che abbiamo rilevato abbiamo rinvenuto
un piccolo fondo rustico in agro di Polistena, contrada Calù, in colto sterile, limitante con strada vicinale Tornese, torrente Vacale. Detta località collima con quella che è l'indicazione che il collaboratore di giustizia ha fatto per indicare quale fosse la località. Abbiamo poi rilevato che questo piccolo fosse soggetto già attenzionato dalle forze di polizia del luogo, sin dal 1962, dove veniva indicato in una nota della Legione Carabinieri di Catanzaro, stazione di Polistena, quale soggetto di pessima condotta morale e civile. E ancora in un'altra nota del 62, che era stato condannato per detenzione e porto di pistola militare. In un'altra comunicazione del 22 maggio del 1981, a cura della compagnia Carabinieri di Taurianova, veniva additato da fonti attendibili quale favoreggiatore di numerosi e pericolosi latitanti della piana. Da altro documento del 9/5/1964 della stazione Carabinieri di Polistena, Piccolo viene descritto all'allarma quale persona di carattere violento, irascibile, prepotente ed attaccabrighe, ottimo simulatore, sa crearsi alibi inconfutabili per sfuggire ai rigori della legge. Ancora, altro foglio notizie del 15/10/1982 della stazione Carabinieri di Polistena, all'attenzione della compagnia di Taurianova, viene indicato 7 luglio 1981 denunciato in stato di arresto per favoreggiamento personale nei confronti del latitante sciotto Pasquale di Rizziconi. 1950 denunciato all'allarma di Maropa di perporto abusivo di coltello, si ritiene sia affiliato alla Cosca Longo di Polistena, è un noto fiancheggiatore dei latitanti. Il collaboratore poi aveva detto che piccolo Giuseppe sarebbe stato ucciso davanti l'uscio della sua abitazione. Quindi abbiamo rilevato che effettivamente il piccolo Giuseppe di cui stiamo parlando sia stato ucciso con tali modalità. Mi scusi, con riguardo il fondo che lei indica in contrada Calù. Sì. È lo stesso fondo che indicano i carabinieri nell'82, proprio nella nota che ha. Sì, è lo stesso fondo che indica i carabinieri nell'82. Quindi quello indicato proprietario di una casa ubicata in contrada Calù. Sì, sì, è lo stesso fondo. Un certo numero sufficiente. Perché c'è un agro con un casolare, lui abitava in questo casolare. Avevo fatto riferimento anche al discorso della latitanza di Sciotto Pasquale, di cui Piccolo avrebbe favorito la latitanza. Lo sciotto era stato oggetto di mandato di cattura numero 729/79 emesso dal giudice dottore Di Palmi unitamente a Abruzzese Domenico, padre di Girolamo Biagio e sì, di Filippone Filippo. Solo un ulteriore particolare, quindi dall'atto di trascrizione noi abbiamo l'indicazione soltanto di un fondo, vero? Incolto sterile, lei ha detto. Sì, ma ad altre indicazioni questo fondo è unito. Mi ascolti un attimo, mentre sì, dalla notazione dei carabinieri emerge che su quel fondo incolto sterile c'è anche una casa. Sì, io qui ho indicato soltanto un piccolo estratto della visura che abbiamo fatto, ma questa visura vi è anche riferimento sia al casolare sia ad altri fondi vicinali che sono coltivati ad agrumeto. Perfetto, a me interessava l'esistenza appunto di questo piccolo casolare. Sì, proseguiamo. Io lo confermo. Quindi poi lui sarebbe stato ucciso in data 21/1/1990 in contrada Calù nel cascinale di località Vacale. Altro tema di approfondimento
ha riguardato... Mi dà per favore di nuovo gli estremi di quel provvedimento giudiziario che riguardava il padre di Bruzzese, Girolamo? Sì, glielo do subito. Il mandato di cattura numero 729/79 registro generale e numero 9/79 del GIP di Palmi del 25/6/1979. Abbiamo acquisito anche gli altri atti, quindi gli atti ulteriori rispetto a questo mandato di cattura? Questo non lo ricordo, se abbiamo acquisito altri atti, perché abbiamo fatto un volume impressionante di acquisizione. Vabbè, mi riservo poi di... Lo verifichiamo poi. Sì. Vabbè. Prosegue. Allora, l'altro tema riguardava la notorietà mediatica di Silvio Berlusconi nell'anno 1978, che era stato oggetto anche di quesito da parte dell'avvocato Aloisio. Sì. Allora, noi abbiamo rilevato un primo contributo attraverso le fonti aperte, che è desunto dalla rivista Quisinanza, ove è dedicato uno speciale sulla vita e sull'attività di Silvio Berlusconi, dal titolo «Berlusconi resta il più ricco, possedimenti e patrimonio». Riporta l'articolo di stampa. Ma a quando risale questo articolo? Glielo dico subito. Allora, è del 29 giugno del 1921, del 2021, chiedo scusa. Prego, vediamo cosa riporta l'articolo. Figlio di un funzionario di banca, laureatosi in giurisprudenza, iniziò la sua attività imprenditoriale nel settore edilizio e immobiliare, fondando nel 61 la società Cantieri Riuniti Milanesi, nel 63 la Edil Nord. Tra il 69 e il 76 delineò il progetto e giunse alla realizzazione di due quartieri residenziali di concezione moderna, Milano 2 e Milano 3, caratterizzati dall'alta qualità dei servizi offerti. Ben presto avviò la diversificazione delle sue attività, che furono nel corso degli anni raggruppate in gran parte sotto il controllo di Fininvest, costituita nel 1978 sotto la sua presidenza. All'inizio degli anni Ottanta entrò nel settore televisivo, rilevando e trasformando la TV via cavo di Milano 2 nella prima televisione commerciale nazionale alternativa al pubblico servizio. Altro contenuto che abbiamo rilevato è un approfondimento del Messaggero, dove vi è un articolo dal titolo 8 giugno 1978 Berlusconi fonda a Roma la Fininvest, e riporta l'articolo. A Roma Silvio Berlusconi fonda la finanziaria di investimento SRL, meglio nota come Fininvest. In realtà è la seconda società di due con questo nome che poi si fonderanno, con un capitale sociale pari a 20 milioni di lire, pari a 70.000 euro nel 2005, ne era amministratore delegato Umberto Previdi, padre di Cesare. Il capitale sociale verrà aumentato a 50 milioni il 30 di giugno. In questo contesto vi è anche precisato che il gruppo è proprietario della società di trasporto aereo privato Alba Servizi Aerotrasporti. Faccio questa precisazione perché poi più avanti farò riferimento alla presenza di Bettino Craxi a Reggio Calabria, proveniente da Palermo, giunto a Reggio con un volo privato. Altro approfondimento è stato fatto attraverso la rivista Teleborsa, dove viene riportato il calendario dell'8 giugno del 1978 dedicato al cosiddetto Accade Oggi. Ed è precisato, Accade Oggi, fondata a Roma la Fininvest SRL, quindi 8 giugno 1978.
A Roma viene fondata la Fininvest Roma, amministratore unico è Umberto Previti. Tra i soci figura la BNL. A fine gennaio dell'anno dopo Fininvest Roma incorpora la Fininvest SPA. Ne assume il nome e trasferisce sede a Milano. Il capitale ammonta a 52 miliardi di lire. Silvio Berlusconi ne assume la presidenza. Altro contributo delle fonti aperte è stato rilevato attraverso i social media. Dove, consultando la pagina Facebook di Spazio 70, è stato rilevato che il 2 settembre del 1979 Silvio Berlusconi e Franco Carifano, già all'epoca ritenuti soggetti di importanza pubblica, abbiano presenziato a Viareggio alla 40ª edizione di Miss Italia. Da questa pagina Facebook viene rilevata anche una fotografia dove i due soggetti, Berlusconi e Carifano, si trovano assieme. Riporta quella pagina. Versilia, 2 settembre 1979. Silvio Berlusconi e Franco Carifano, quest'ultimo in qualità di membro della giuria, presenziano alla 40ª edizione di Miss Italia. Ulteriore contributo è stato rilevato dalla rivista News e Video, blasteringnews.com, dove si fa riferimento al fatto che nel 1980 il gruppo facente capo all'imprenditore Silvio Berlusconi avrebbe acquisito i diritti televisivi per il cosiddetto Mondialito in Uruguay. Riporta la nota a firma di Michele Caltagirone e Mattia Gaglio, indica che da Montevideo a Roma, tra colpi di mano, propaganda politica, affari chiusi, con strette di mano e cifre da capogiro, interrogazioni parlamentari e pure l'ombra della P2. Nel 1980 viene organizzato oltreoceano un torneo calcistico che resta unico nel suo genere, oggi in gran parte dimenticato. Sarebbe stato il primo evento calcistico internazionale ad essere trasmesso sull'emittenza privata, la giovane Fininvest di Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi all'epoca è il presidente di Fininvest, gruppo televisivo privato nato nel 1976. Tre anni dopo verrà registrato a Milano con il marchio Canale 5, il cui logo apparirà per la prima volta sugli schermi del Nord Italia nel settembre del 1980. Ulteriore richiamo lo rileviamo dalla nota fonte Wikipedia, dove c'è la fotografia di Silvio Berlusconi assieme a Mike Bongiorno e la didascalia, riporta Wikipedia, Silvio Berlusconi e Mike Bongiorno in una foto dei primi anni Ottanta. Il noto conduttore televisivo è stato dal 79 al 2009 una presenza costante sulle televisioni commerciali dell'imprenditore. Riporta più espressamente la fonte. Il 9 ottobre del 1977, al ristorante Club 44 di Milano, Mike Bongiorno incontra Silvio Berlusconi per discutere del suo futuro passaggio alla televisione dell'imprenditore lombardo. E così via dicendo. Vi è poi anche diversa letteratura giornalistica sull'argomento, tra cui il libro B come basta di Marco Travaglio, ove è precisato 1980 Berlusconi fonda pubblicitaria, 80 la concessionaria pubblicitaria delle sue reti TV affidata due anni dopo alle cure di Dell'Utri. Credo sia sufficiente per quanto riguarda la conoscenza, diciamo la notorietà di Berlusconi negli anni di interesse. Sì, proseguiamo. Allora, tratterò più avanti la questione della presenza di Craxi e Reggio Calabria nella nota successiva. Introduco però nel frattempo un altro argomento. Sto ripartendo da pagina 34, dottor Lombardo. Sì. Perché sia inquadrabile da un punto di vista geopolitico il contesto che noi stiamo analizzando, è necessario vedere cosa era accaduto anche agli inizi degli anni, alla fine degli anni 70, inizi degli anni 80 sulla piana.
Nel 1979, quindi mi scusi, questo profilo di riscontro non è relativo più al terreno? Non è più relativo al terreno, adesso... Ma gli argomenti che sarebbero stati affrontati? Adesso gli argomenti che riguardano sono gli interessi politici del Partito Socialista nella provincia di Reggio Calabria e quelli che erano gli assetti politici in Calabria e in modo particolare nella provincia di Reggio Calabria e in modo più specifico sulla piana di Gioia Tauro dopo il 1978. Ricordo che il collaboratore bruzzese aveva collegato la riunione fatta nell'agrumeto di Piccolo successivamente all'arresto di Pesce e Lombardo, arresto che avviene nell'ottobre del 1979. Ora, la notte tra il 10 e l'11 giugno del 1980, immediatamente dopo le elezioni provinciali e le elezioni regionali, viene ucciso in un agguato mafioso Giuseppe Valarioti. Giuseppe Valarioti era il segretario di Rosarno del Partito Comunista Italiano e viene ucciso a Nicotera. Nicotera, ricordo, è una località certamente controllata dalla cosca Mancuso e ricordo che a Nicotera, presso il residence Sayonara, era avvenuta una delle riunioni che riguardava i fatti che sono qui di interesse. Detta esecuzione era avvenuta immediatamente dopo le elezioni politiche che erano avvenute l'8 e il 9 giugno, dove il Partito Comunista, che era rappresentato dal Valarioti, si era confermato come seconda realtà politica sia a livello regionale che a livello provinciale. Nello specifico, a livello locale, la Democrazia Cristiana aveva avuto il 35,47% e il Partito Comunista il 24,27%. Il terzo partito sarebbe stato il Partito Socialista Italiano col 17,53%. Nel contesto regionale la percentuale non muta, la DC al 41,2%, il Partito Comunista al 24,1% e il Partito Socialista al 16,6%. Emerge dai documenti sia della stampa sia dalla relativa ordinanza di custodia cautelare che dietro l'omicidio di Valarioti vi sarebbe stato Giuseppe Pesce. Riporta un articolo della Gazzetta del Sud di quel periodo: uccisero Valarioti per punire i comunisti. Il Valarioti rappresentava l'unica seria forza di opposizione allo strapotere della mafia e imponeva a questa la necessità e l'urgenza di un fatto clamoroso che assolvesse la duplice funzione di riaffermare tra la gente la sua validità, spregiudicatezza ed imbattibilità e ancora impaurire, disperdere gli oppositori. Il soggetto che era stato arrestato per questo omicidio era Giuseppe Pesce, classe 1923. Questi era già stato arrestato l'anno prima assieme a Giuseppe Lombardo, il quale era ritenuto responsabile dell'omicidio dei due carabinieri uccisi in contrada Razzà. Ritornerò però subito dopo più avanti sull'argomento. Noi abbiamo rilevato, attraverso la stazione Carabinieri di Rosarno, abbiamo acquisito un volantino del Partito Comunista Italiano che era stato ciclostilato qualche tempo prima dell'omicidio di Valarioti, ove è precisato: la giunta DC-PC a Rosarno
e si squalifica ogni giorno di più. Ed ecco le prove. Dicembre 1979, distribuzione clientelare vergognosa dei soldi che erano destinati alla povera gente, assegnazione di incarichi di progettazione secondo criteri di stampo clientelare e familiare, a tecnici, fratelli e parenti assessori, a tecnici che passano da una corrente all'altra. Gennaio 1980, per l'acquisto di macchinari ed arredi, invitate quasi sempre le stesse ditte, vincitrici quasi sempre le stesse persone e tra di loro parenti di assessori. Febbraio, fratelli di assessori forniscono materiale e lavoro al comune. Marzo 1980, un tecnico del comune subisce minacce, intimidazioni ed attentati. La giunta pavidamente ed indecorosamente tace. Alla fine dice: è questo un modo di governare di stampo vecchio, arretrato e clientelare. È un frammento di questo volantino che noi acquisiamo. Poi abbiamo rintracciato un altro articolo di stampa dove è precisato che Giuseppe Pesce si fosse stato presente nel periodo in cui è avvenuto l'omicidio, perché si trovava in una sorta di licenza elettorale. In pratica era stato inviato in licenza dalla Sinara al fine di poter presenziare al saluto della madre che era morta, e poi sarebbe rimasto ancora per giorni fino a immediatamente dopo le elezioni. Dal provvedimento, dal documento che non leggo integralmente di questo articolo giornalistico, si fa riferimento al fatto che Giuseppe Pesce avrebbe di fatto controllato l'ingresso ai seggi, quasi facendo vedere la presenza della famiglia Pesce all'ingresso delle votazioni presso i seggi elettorali. Tornando ancora a quanto era accaduto l'anno prima, leggo un attimo uno degli allegati che è significativo. Sto riprendendo l'allegato 21. Il 31 di ottobre del 1980 rileviamo da un verbale della Legione Carabinieri di Chieti, stazione di Barasciano, il processo verbale di arresto di Pesce Giuseppe per l'omicidio in pregiudizio di Giuseppe Valerioti, nonché associazione per delinquere e truffa aggravata. Quindi questo è il documento da cui noi rileviamo effettivamente la sua ritenuta responsabilità in quei fatti. Avevo precisato che nel 1979 Pesce era stato arrestato assieme a Lombardo Domenico, e nelle precedenti udienze avevo riferito che Lombardo Domenico fosse stato uno dei soggetti che erano stati segnalati quali presunti responsabili del sequestro Moro. Avevo poi precisato che per quanto riguarda il summit di Razzà, dove Lombardo si era reso responsabile dell'omicidio di due carabinieri, erano presenti più persone, tra cui una persona originaria di Roma, Roberto Procaccini. Nelle precedenti udienze ho specificato che Roberto Procaccini era stato poi arrestato e mentre si trovava in carcere era stato oggetto di visita da parte dei nostri servizi di sicurezza,
è oggetto di una nota da parte dei carabinieri del ROS indicando che quelle visite erano state delle visite contra legem, così come più volte è stato fatto riferimento al fatto che Umberto Mormile fosse stato ucciso perché si era reso conto che dietro il cosiddetto protocollo Farfalla ci fosse qualcosa di particolare. In quella riunione di Razzà però c'erano presenti altre persone, tra cui Enzo Cafari. Il riferimento ha particolare rilievo perché abbiamo poi rintracciato una serie di informative dell'Arma di Roma, dove viene contestualizzato l'interesse politico di soggetti della criminalità organizzata della provincia di Reggio Calabria con esponenti della politica socialista, con particolare riferimento a quella che era la progettualità di costruzione della cosiddetta cittadella universitaria di Vito. In quel contesto era stato anche fatto riferimento a Carmelo Cortese, di cui ho parlato diffusamente. Ora, negli atti di Olimpia che riguardano Cafari Vincenzo, viene indicata l'esistenza di un'indagine dei carabinieri di Roma sull'Ndrangheta ed in modo particolare è indicato Cafari Vincenzo, già segretario dell'onorevole Vincelli, riporto gli atti della sentenza Olimpia, è da ritenersi il personaggio con doppia tessera, essendo stato indicato contestualmente affiliato alla massoneria e ai clan mafiosi della provincia di Reggio Calabria. Fu coinvolto nei fatti di contrada Razzà di Taurianova e nelle circostanze il Cafari procurò un falso alibi ad Avignone Giuseppe, facendo risultare presente in quella giornata nella capitale. L'ordinanza di rinvio a giudizio redatta dal giudice istruttore di Reggio Calabria il 16-7 del 1978 nell'ambito del procedimento a carico di De Stefano Paolo più 59 tratta diffusamente di Cafari delle sue trame mafiose. In detto provvedimento si cita tra l'altro l'episodio della visita che il Cafari effettuò il 1 giugno del 1973 a Salvatore Scriva, Giuseppe Trivodi e Francesco Rugolo, in soggiorno obbligato alla Sinara. Il Cafari era accompagnato da Antonio Chessa, segretario del sottosegretario del Ministero per l'Agricoltura e le Foreste e da un magistrato di Sassari. Ebbene, il periodo temporale che si sta prendendo in considerazione, quindi il 1 giugno 1973, collima con la sesta legislatura, cosiddetto governo Andreotti II. Il ministro dell'agricoltura di quel periodo era Lorenzo Natali della Democrazia Cristiana e i sottosegretari erano Massimo Alesi del Partito Liberale, Luigi Angrisani del Partito Socialdemocratico e Giovanni Venturi della DC. Quindi già nel 1973 il Cafari si era interessato a fare visita a soggetti fortemente legati all'Ndrangheta assieme a altri soggetti legati alla politica di quel periodo. Ora, da una nota che abbiamo rintracciato, in particolare la comunicazione numero 13/132/2 del 19/4/1985 del Reparto Operativo Carabinieri di Roma, rileviamo che Cafari venne denunciato per associazione per delinquere altro unitamente a Biasucci Adolfo e Palamara Giovanni. Quest'ultimo, già sindaco di Reggio Calabria, era un esponente regionale di vertice del Partito Socialista Italiano. Mi perdoni, ma prima di questi riferimenti mi pare che in Olimpia ce ne siano anche altri in relazione ai rapporti tra Cafari e i soggetti di vertice dell'Ndrangheta di cui stiamo parlando in questo processo. Allora, lei richiama proprio una nota dei carabinieri su questo specifico punto. Sì, allora, il profilo delineato dall'allarma dei carabinieri, mi riferisco alla nota 47568/30
P della terza sezione del reparto operativo di Roma, ribadisce la persistenza di contatti con elementi appartenenti ai clan emergenti dell'Ndrangheta, quali la cosca Piromali di Gioia Tauro e quelle facenti capo a Giuseppe Nirta e Cosimo Ruga, entrambe attive lungo la fascia ionica regina. Il 30 novembre del 1978 il Cafari fu tratto in arresto in esecuzione del mandato di cattura emesso dal giudice istruttore di Roma, dottor Imposinato, perché è sospettato di far parte, unitamente a Mammolini Saverio, Piromani Giuseppe, Avignone Giuseppe, sposato Rocco e De Stefano Paolo, di un'associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di sequestri di persone a scopo di estorsione e riciclaggio di denaro. A conclusione della lunga istruttoria, il Cafari fu prosciolto per insufficienza di prove. Oltre ad aver intrattenuto relazioni con i noti boss piromani di Gioia Tauro e Mammoliti di Oppido Mamertina, è stato in contatto con il noto giornalista Mino Pecorelli, che avrebbe incontrato nella giornata del 20 marzo 1979, poco prima che questi fosse ucciso. Solo al fine di inquadrare tale delitto si riporta quanto detto dal GIP di Milano nell'ordinanza di custodia cautelare relativa all'operazione di polizia Nord-Sud, laddove gli omicidi D'Agostino, Occorzio, Moro, Pecorelli, Semerari ed altri rientrano in quella catena di sangue che solo l'accesso a carte ed archivi e tante confessioni potranno districare autentici ginepra istituzionali. Il Cafari inoltre fu ritenuto in stretti rapporti di affari con i fratelli D'Agostino, in particolare con D'Agostino Antonio, assassinato a Roma nel 1976 a seguito di un presunto regolamento di conti tra esponenti della mafia calabrese. Nell'8/11/83 fu tratto in arresto in esecuzione di provvedimento di cattura emesso dal Procuratore della Repubblica di Roma, perché è imputato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Aggiungo soltanto che in relazione alla vicenda dell'omicidio di Antonio D'Agostino, nel 76, quel giorno Antonio D'Agostino si trovava in compagnia di Domenico Papalia, che poi sarebbe stato prima condannato per quel reato e poi il relativo procedimento sarebbe stato oggetto di revisione. Cosa stiamo riportando? Questa è una sentenza di Olimpia. Siccome non era stato detto prima, senta, le pagine presente? Mi perdoni? Ci può indicare le pagine? Mi riservo, gliele do subito dopo. Vabbè. Quest'ultima indagine della Procura di Roma che riguardava Cafari, che oggetto aveva? Sì. Che cosa ricostruire? Allora, stavo riprendendo quella che era l'indagine del reparto operativo dei Carabinieri di Roma. Ovviamente quello che sto indicando è, sto riportando sempre uno stralcio della sentenza di Olimpia. Il rapporto è numero 13/132-2 del 19/4/1985. L'indagine era relativa a contatti tra affiliati dell'Ndrangheta e faccendieri romani ed aveva per oggetto l'acquisizione di posizioni di privilegio nel settore degli appalti pubblici. L'esito degli accertamenti rilevò la figura del pregiudicato Mesiti Sebastiano. Infatti il Mesiti aveva intrattenuto rapporti di affari con il Cafari affinché quest'ultimo, tramite le assicurazioni intercontinentali, accordasse finanziamenti per un importo di 24 miliardi di lire, inerente alla realizzazione di un centro civico polifunzionale in Reggio Calabria, esercitando pressioni sull'amministrazione comunale di questo capoluogo perché rilasciasse la relativa concessione edilizia in deroga al piano regolatore. Inoltre le investigazioni misero in rilievo le attività illecite volte ad ottenere il trasferimento del presidente della Corte di Assise di Palmi, dottor Saverio Vannino, che in altro procedimento aveva condannato il Cafari per la strage di Razzà, al fine di determinare un rinvio a nuovo ruolo del dibattimento a carico del Piromalli. Nei confronti del Cafari, il 20 febbraio 86 fu inoltrata alla Procura della Repubblica di Roma la proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione, perché è indiziato di affiliazione all'Ndrangheta unitamente a Mesiti Sebastiano, Polifrone Brunello, Filippone Antonio e Gallace Vincenzo. Una significativa risultanza proprio perché indicativa del coinvolgimento del soggetto e dei suoi più stretti congiunti nelle vicende criminali, si desume dall'omicidio del fratello Antonino, assassinato il 18 settembre 1984 in Africo Nuovo per mano di ignoti sicari all'interno dell'istituto Serena Juventus. Omicidio avvenuto immediatamente dopo l'uscita della vittima dall'abitazione di Don Giovanni Stilo, noto sacerdote di Africo, arrestato nell'anno 1985 per associazione per delinquere di stampo mafioso.
Nelle precedenti udienze ho fatto riferimento anche alla presenza di Totò Riina vestito da prete in località di Africo e alla presenza di un esponente di Cosa Nostra che si era allontanato dall'obbligo di soggiorno ed è arrivato ad Africa e poi si sarebbe consegnato all'arma dei carabinieri nella presunzione di poter essere ucciso. Senta, lei richiama la sentenza del Tribunale di Locri dell'11 luglio 1986, credo relativa proprio a Don Stilo. Per quale motivo? Sì, ci stavo arrivando. Nella sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Locri l'11 luglio del 1976, che vede coinvolto Don Stilo, sul conto di Cafari emerge: altra utenza telefonica annotata dallo Stilo sugli agenti sequestrati è quella di Cortese Carmelo. Costui, così come Cafari, è risultato iscritto alla nota loggia massonica P2 di Licio Gelli, è stato condannato per il delitto di associazione per delinquere al Tribunale di Reggio Calabria nel nuovo procedimento penale a carico di Stefano Paolo più 59, è ritenuto elemento di spicco della mafia in genere, avendo frequentato mafiosi di grosso calibro, tra i quali La Barbera Angelo, Macri Antonio, Piromalli Girolamo e Giuseppe De Stefano, Giorgio e Paolo, Nirta Francesco, Rimi Filippo, Barbaro Giuseppe, Avignone Giuseppe, Mammoni di Saverio e il predetto Cafari Enzo. Quindi vengono fatti due chiari riferimenti a esponenti della mafia siciliana, La Barbera Angelo e Rimi Filippo. Si è già detto che a tale loggia erano iscritti anche pregiudicati Cafari Enzo e Cortese Carmelo, conosciuti da Don Stilo, ma questi non ha omesso di ricevere la professione di fede massonica e il testamento spirituale del preside Cosimo Zaccone, trasmessagli con la nota in data 1 maggio 1985. Io ho più volte fatto riferimento nelle precedenti udienze ad una riunione che si era tenuta al ristorante Il Fungo di Roma, a distanza di poco più di una settimana dal tentato omicidio di Bernardo Leyton, dissidente cileno che era l'omologo di Aldo Moro in Italia e che avrebbe voluto creare il compromesso storico in Cile, spiegando che a quel summit dove si erano presentati i Piromalli con De Stefano, con Condello e dove avevano incontrato esponenti della banda della Magliana, che si erano recati in quel rendezvous con un'autovettura Mercedes che era di proprietà del Carmelo Cortese, e da parallela intercettazione era emerso che anche Cortese sarebbe dovuto convenire in quel summit. Con riguardo invece alla questione del preside Cosimo Zaccone, ho spiegato che l'anno successivo ci sarebbe stata a Reggio Calabria un furto colossale all'interno del cavò della cassa di risparmio ad opera, guarda caso, non soltanto di esponenti di vertice dell''ndrangheta e soggetti vicini alla destra eversiva, mi riferisco a Aldo Pardo che in precedenza era stato condannato per l'attentato alla questura di Reggio Calabria nel 1969 assieme a Giuseppe Schirinzi, ma anche esponenti della banda della Magliana, e dalle dichiarazioni di Lauro era emerso che interesse di questo furto al cavò era quello di poter acquisire una serie di atti documentali riguardanti gli elenchi della massoneria dentro la cassetta di sicurezza proprio del preside Cosimo Zaccone. Ma di Cortese ne avrebbe parlato anche Massimo Pizza nel contesto del procedimento sistemi criminali di cui ho già riferito nelle precedenti udienze. Ora, andando più in dettaglio a quello che era il contenuto della indagine svolta dai carabinieri di Roma, i carabinieri di Roma avevano iniziato a monitorare la COSVES, che sarebbe il consorzio per lo sviluppo edilizio sociale, che aveva sede a Reggio Calabria in via Santa Caterina 38. Mi scusi, l'indagine è quella con nota del 19.485 che indicava prima? Sì. Prego.
In questo contesto ruotano diversi soggetti che sono legati alla politica, ma in modo particolare viene evidenziata la figura del Mesidi, di cui ho riferito prima, che è un soggetto legato alle organizzazioni criminali di San Luca. E vedremo più avanti che da una intercettazione verrà rilevata addirittura la presenza di Mesidi davanti alla Camera dei Deputati, pronto ad incontrare esponenti della politica nazionale. Mi scusi, qual è l'oggetto dell'indagine che svolge Roma? L'oggetto dell'indagine era quello di andare a monitorare quella che era la progettualità di costruzione di una cittadella che si chiamava Centro Civico Polifunzionale, per un valore complessivo di 24 miliardi di vecchie lire. Io vedo che lei richiama, diciamo, l'attività svolta a Roma, oltre che in relazione alla posizione di Cafari, anche in relazione a componenti della famiglia Molè, al sindaco Giovanni Palamara, a un esponente di rilievo della Cosca Nirta e di Sebastiano Mesiti. Sì. Quindi questi sono richiami che lei fa prendendoli dalla nota dei Carabinieri di Roma. Sono dei richiami che prendo esclusivamente e tassativamente dalla nota dei Carabinieri. Benissimo. E cosa aggiunge la nota dei Carabinieri di Roma in relazione a quello che possiamo definire l'oggetto dell'indagine? Allora, che lei evidenzia qui, ce l'ho davanti ai miei occhi, ecco perché glielo chiedo. Sì, ma quale pagina si trova adesso? Perché io sono alla 40... 41. Alla 41, ero un attimo alla 42, quindi stavo tornando indietro. Allora, le indagini carabinieri avevano riguardato, oltre che Cafari, componenti della famiglia Morè, il sindaco Giovanni Palamara, di cui ho detto prima, e Sebastiano Mesiti, che ho riferito essere soggetto della Cosca Nirta di San Luca, rilevando che il gruppo criminale avesse una serie di entrature presso i vertici del Partito Socialista Italiano. Roma nell'85 stava lavorando su questo. Roma nel 1985 stava lavorando su questo e in particolare aveva monitorato le intercettazioni in uso a Mesiti. In una di queste conversazioni del 29-11 del 1984, uno dei conversanti con Mesiti, parlo di Nasso, presidente della COSVES di Reggio Calabria, chiama il Mesiti facendo chiaro riferimento a un discorso precedente e chiede di programmargli un incontro con quella persona, con la C, Craxi, ovviamente tramite interposte persone. Si ritiene al riguardo che molto verosimilmente il Mesiti e il suo contatto, come si vedrà poi, il riferimento è fatto a un altro conversante che più avanti si chiama Matera, non avessero la reale possibilità di avvicinare il Presidente del Consiglio e che l'avessero millantato nei confronti del Nasso, ma che avessero invece la facoltà di raggiungere elementi che potessero sfruttare la loro vicinanza alla segreteria di Milano della citata personalità. Oggetto dell'interesse era quello di poter arrivare all'approvazione di una variante al piano regolatore, così da consentire al Consorzio per lo Sviluppo Edilizio Sociale realizzare in località Vido Superiore il centro civico polifunzionale. In estrema sintesi, quell'attività dell'Arma dei Carabinieri aveva messo a fuoco una serie di elementi di particolare criticità criminale. Uno che riguardava alcune questioni di illegalità all'interno della burocrazia della struttura ANAS, un'altra che riguardava una serie di esoneri militari attraverso entrature con un generale di brigata che era un collaboratore del gruppo senatoriale del Partito Socialista Italiano. Sul tema ricordo che nel primo grado ho già reso una serie di dichiarazioni
in relazione a un approfondimento che avevamo fatto sulla vicenda dei ponti ripetitori Fininvest gestiti dall'imprenditore Sorrenti, ove anche lì erano emerse una serie di interessamenti a favore di congiunti della famiglia Piromalli per l'esonero dei servizi militari. Altra vicenda riguardava l'esportazione illegale di valute e costituzione illecita di capitali all'estero, e ultima, ma non per ultima, vicenda riguardava pressioni su magistrati e ingerenze all'ordinamento giudiziario. È riportato a un certo punto tra le tante pagine di quella comunicazione, che nel, sono alla pagina 44, che nel riprendere la questione che riguardava la società Cosmem, si faceva richiamo a quelle che erano le garanzie al partito. Precisano testualmente i conversanti. Io come ve la faccio sbloccare la cosa? Ve la faccio ribloccare, perché anche l'impresa Franchi l'ha aiutata a sbloccare, e lei ha una sola parola: c'è di mezzo il partito, lei ha dato delle garanzie al partito, dovevano venire su la settimana scorsa, ma né sono venuti né si sono fatti sentire. Di particolare rilievo è una conversazione che viene intercettata il 17 aprile del 1985, dove il presidente della Cosves, Rocco Nasso, dice a Mesiti di trovarsi a Roma, presso l'Hotel Plaza, in piazza Montecitorio, numero 12, da ieri mattina, impegnato in una serie di riunioni anche al vertice del Partito Socialista per quanto riguarda quel progetto, e chiede a Sebastiano di raggiungerlo, di incontrarsi tra una mezz'oretta. L'altro risponde che non può perché già è impegnato con altri appuntamenti, magari si potrebbero vedere nel pomeriggio. Questo è in sintesi quello che emerge da quegli atti. Vuole che vada oltre, dottore, o va bene? Questa nota sia finita, quindi ci dica lei se possiamo... Possiamo riprendere l'udienza. E allora, prima di passare all'esposizione della seconda informativa, soltanto due precisazioni. La prima riguarda il quesito postomi dal procuratore generale riguardante il procedimento penale che aveva riguardato l'onorevole Aldo Miccichè con soggetti della criminalità organizzata, in particolare con componenti della famiglia Piromalli. Il procedimento è 100 anni di storia, di cui è il numero 6268/06 RGNR DDA. Poi mi ero riservato di leggere un frammento dell'allegato 21 della seconda informativa, che riguardava l'omicidio Valarioti e la responsabilità di Giuseppe Pesce. In modo particolare abbiamo rinvenuto presso l'arma di Gioia Tauro un articolo di stampa alla voce Vita Italiana, dove è scritto testualmente: emergono oscuri episodi di connivenza e impunità, potente boss mafioso nelle indagini sul caso Valarioti. Dice a un certo punto l'articolo: il boss aveva ottenuto un breve permesso per recarsi a Rosarno a trovare la madre malata e poi deceduta il 24 di maggio. Il Pesce sarebbe dovuto rientrare alla Sinara il giorno 27 dopo aver partecipato ai funerali della madre. Invece le cose vanno diversamente. Il boss decide di fermarsi ancora a Rosarno e riesce a trattenersi non sino al 12 giugno, come si era detto in un primo momento, ma addirittura fino al 14, il giorno successivo ai funerali di Valarioti. Così, grazie a una strana licenza elettorale, Don Peppino Pesce può sovraintendere all'attività della sua potente cosca mafiosa, che si distingue durante le elezioni per una pesante propaganda anticomunista. Lui stesso ostenta la sua presenza nei pressi dei seggi elettorali durante le fasi del voto.
Chi ha prolungato il salvacondotto del boss e in base a quali motivazioni? A chi interessava la sua permanenza a Rosarno in campagna elettorale? Per ora queste domande vengono lasciate cadere nel vuoto. Andando adesso alla seconda informativa, che è la numero 15.556 del 12 dicembre del 2012, abbiamo effettuato altri approfondimenti in merito a quelle che erano state le dichiarazioni di Bruzzese. In questo contesto lui aveva fatto riferimento ad un incontro che aveva avuto con un soggetto politico che proprio non siamo riusciti a identificare, assieme a tale Pezzano. Riteniamo di aver identificato questo Franco Pezzano di cui lui parla in Pezzano Francesco, Nauto Torio Nova, il 25/1/1954, ucciso, come aveva anche indicato lo stesso collaboratore, e poi sarebbe stato ucciso in un agguato mafioso a Torio Nova il 22 aprile del 1991. Da una serie di acquisizioni documentali che abbiamo effettuato presso l'arma territoriale, abbiamo verificato che questi, il Pezzano, era stato accostato più volte a nome di Felice Genovese Zerbi e identificato con questi, peraltro, in occasione dei funerali di Girolamo Piromalli. Ma abbiamo rinvenuto anche un appunto riguardante una conversazione telefonica che era stata intercettata il 2 settembre del 1991 ed intercorsa tra lo stesso Pezzano e Fefe Zerbi, ove era precisato. Riporto testualmente perché è un pochettino sgrammaticato, ma riporto quello che è stato scritto dal personale dell'arma dell'epoca. Nel corso del servizio di intercettazione telefonica, eseguito sull'utenza intestata a Pezzano Francesco, veniva ascoltata una conversazione telefonica intercorsa tra il Pezzano e il marchese Genovese Zerbi Felice. Estremista di destra, nipote dell'omonimo marchese residente a Roma. Il Pezzano raccontava al marchese della telefonata ricevuta da lui, del marchese zio di Roma, avvenuta il 2/9/1991. Il tono della voce con il quale... 81 era... mi pare. Prego? 81. Mi scusi, 2/9/81. Il tono della voce con il quale raccontava della telefonata era quello usato da chi dice: adesso hai capito chi ha in mano le redini? La conversazione appariva molto confidenziale da entrambe le parti, anche se il Pezzano dava del voi al marchese ed il marchese lo chiamava con io, con tu Franco. Torio Nova, 3/9/1981. Ancora Pezzano e Zerbi erano stati identificati congiuntamente agli atti dei carabinieri di Torio Nova anche nel 1980. Siamo andati poi a verificare se nel periodo di interesse alle dichiarazioni che sono state rese da Bruzzese, l'onorevole Bettino Craxi fosse stato a Reggio Calabria. Ebbene, abbiamo rilevato che questi sia stato a Reggio Calabria a far data dal 5 marzo del 1978, dove avrebbe partecipato al Teatro Cilea a un incontro con rappresentanti regionali del Partito Socialista Italiano. Abbiamo trovato più articoli di stampa. Uno della Gazzetta del Sud riferisce: domani mattina Craxi a Reggio Calabria. Poi abbiamo fatto un'acquisizione presso gli archivi storici delle fondazioni che sono dedicate allo statista Bettino Craxi, rilevando la sua presenza a Reggio Calabria anche in data 1 giugno 1979. Ricordo che la riunione dell'agrumeto di Piccolo sarebbe avvenuta successivamente all'arresto di Pesce e Lombardo, che era avvenuto il 19 ottobre successivo.
In particolare abbiamo poi rinvenuto un telex del Ministero dell'Interno ove si faceva riferimento a uno spostamento dell'onorevole Craxi per quella data di giugno proveniente da Palermo utilizzando un volo privato. Attraverso l'archivio storico della Fondazione Craxi abbiamo trovato altri elementi che si ritiene siano di particolare rilievo. Poco prima, nel corso della posizione, ho fatto riferimento a quelle che erano le informative dei carabinieri riguardanti gli interessi della Cosca Piromalli nella costruzione del quinto centro siderurgico. Orbene, da corrispondenza epistolare che è stata conservata agli atti dell'archivio Craxi, rileviamo una lettera che viene scritta dal professor Francesco Cardillo di Milano all'onorevole Craxi, che mi appresto a leggere. Milano, 16 settembre 1978, al compagno segretario onorevole Craxi. Leggo sull'Avanti di oggi, giornale ormai più informato dello stesso Corriere della Sera da quando la direzione del giornale è passata a te, onorevole Craxi, che è stata presentata un'interpellanza in Parlamento dall'onorevole Salvatore Frasca per il ritardo nella realizzazione del quinto centro siderurgico di Gioia Tauro. Tu sai quanti miliardi saranno spesi in vano per questo impianto che verrà a costare ben 80 miliardi e più per lavoratore, ben 80 milioni e più per lavoratore occupato e produrrà un acciaio invendibile perché ormai tutte le nazioni producono acciaio e il Giappone fa una concorrenza spietata con acciaio migliore a basso costo. Lo stesso impianto siderurgico di Piombino, di proprietà in parte della Fiat, ha un deficit di 21 miliardi, deficit che la Fiat intende pagare in parte per il corrente anno e poi passerà la mano, credo, allo Stato. Il mio consiglio è di non insistere sul detto inutile centro siderurgico e costruire in alternativa altre industrie che lavorino i prodotti dell'agricoltura, dando così lavoro a migliaia di persone. Vado avanti per non tediare. Ti faccio presente che il clima della zona di Gioia Tauro si presta, se il terreno è irrigato, alla coltivazione di ortaggi. Quanto sopra è un semplice consiglio, tocca a te e alla direzione del partito scegliere la soluzione opportuna per il bene della nazione, dei lavoratori calabresi e del partito. Riceverai altre lettere che invierò a te e ai compagni per informarvi di cosa, a mio avviso, è meglio fare nell'interesse della collettività. In questa lettera, apparentemente priva di significato, viene fatto espresso riferimento a un'interpellanza parlamentare che era stata effettuata dall'onorevole Salvatore Frasca. Allora, abbiamo provato a ricercare questa e altre interpellanze. Preciso intanto quella che era la composizione in quel periodo, stiamo parlando del novembre del 1978, dove era in corso la settima legislatura con Presidente del Consiglio Giulio Andreotti, dove si era costituito un governo di solidarietà nazionale che vedeva il Partito Socialista Italiano fuori dalla compagine governativa. In questo contesto abbiamo rilevato che l'onorevole Frasca, deputato calabrese del Partito Socialista Italiano,
che sarebbe stato in più legislature tra il 1968 ed il 1994, eletto in Parlamento ricoprendo anche la carica di sottosegretario alla giustizia nel corno d'osso del primo governo Craxi tra il 1986 e il 1987. Questi, in una interpellanza, nella seduta del 13 novembre del 1978, aveva chiesto di conoscere, premesso che la realizzazione del quinto centro siderurgico Gioia Tauro rappresenta una decisione del governo, la cui validità è stata più volte ribadita nel corso degli ultimi anni, che lo stesso Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti, riaffermò, parlando nella Piana, l'impegno di attuare un più importante e significativo degli investimenti dell'ormai famoso pacchetto CIPE, poi continua a dare una serie di precisazioni, fino a poi concludere che lo stato di malessere delle popolazioni fa temere per la stessa stabilità delle istituzioni democratiche e che se finora la situazione non è pericolosamente precipitata, lo si deve al senso di responsabilità delle forze politiche e sindacali e le determinazioni del governo. Si chiede che il Presidente del Consiglio dica finalmente se il quinto centro siderurgico è fattibile o, in caso contrario, quali debbano essere le concrete ed immediate alternative con la medesima capacità occupazionale, i tempi di realizzazione delle stesse, tenendo conto una volta per sempre che la Calabria e Gioia Tauro, in particolare, non possono più essere le arie delle promesse che si tramutano puntualmente in beffe cocenti. A questa interrogazione erano seguite una serie di repliche, una particolarmente piccata dell'onorevole Stefano Menicacci, il quale aveva posto il seguente quesito: per sapere se risponde al vero il giudizio negativo della CEE espresso dopo lunghi mesi di studio del progetto sul centro siderurgico progettato per Gioia Tauro, giudicato un errore, quasi che si trattasse di buttare denaro dalla finestra, attesa la gravissima crisi siderurgica in atto. L'interrogante chiede di conoscere quale destino intenda riservarsi al progetto predetto, apparendo autentica follia pensare di accrescere la produzione di acciaio del mercato comune nel momento in cui la domanda ristagna, i prezzi crollano, le esportazioni diminuiscono, gli impianti già esistenti lavorano al 60% della loro capacità e se non ritenga che si debbano disporre investimenti sostitutivi sempre a Gioia Tauro. L'interrogante infine intende sapere a quanto ammonta la spesa fino ad oggi sostenuta e quale fondamento abbiano le notizie apparse sulla stampa circa interessi e collusioni con la mafia, che avrebbe tratto già notevole profitto da tutta l'operazione maldestramente portata in esecuzione. Ad una poi risposta da parte del sottosegretario alle partecipazioni statali, onorevole Rebecchini, aveva controdedotto Frasca, dicendo: signor Presidente, devo dichiararmi assolutamente insoddisfatto ed anche indignato per la risposta che il Governo ha inteso dare alla mia interpellanza. Credo anzi che man mano che andremo avanti nella formazione di un diritto parlamentare molto più adeguato ai tempi di oggi, dovremo studiare gli strumenti che impongono al Governo di stare al tema e non turlupinare il Parlamento. Da qui Frasca aveva fatto una sorta di refresh storico sulla cosiddetta questione meridionale, parlando di annosa arretratezza civile e culturale. Aveva precisato: la crisi che ha investito il Paese e che si fa sentire anche nelle altre zone più sviluppate, a maggior ragione si avverte e pesa nelle regioni deboli come la Calabria. Ecco perché diciamo che il Governo non può e non deve scherzare con il fuoco. Gioia Tauro non è il solo problema della Calabria, ma è un problema significativo che deve essere risolto. Si dice che a Gioia Tauro c'è la mafia. Siamo d'accordo, la mafia c'è ed è presente anche nei lavori del porto, nella preparazione dell'agglomerato industriale e in tutti i lavori che sono in corso. Ma da che cosa nasce, onorevole sottosegretario, la mafia, se non dallo stato di arretratezza civile e culturale in cui si trova quella zona, se non dal carattere di regione assistita che si è inteso dare alla Calabria? Ecco perché il Partito Socialista Italiano,
come è in prima fila nella lotta per la realizzazione del quinto centro siderurgico, così lo è nella lotta contro la mafia e la delinquenza organizzata. Qual era la composizione della coalizione che sosteneva Andreotti? E allora, la composizione è con Democrazia Cristiana e Partito Comunista. È una piccola componente del Movimento Sociale Italiano, destanazionale e minima dei socialisti. È sicuro di quello che sta dicendo? E allora, se non ricordo male, sì. Stiamo parlando del secondo governo Andreotti relativo alla settima legislatura. Cioè 13 marzo 78, 31 gennaio 79. Sì, e allora? Aspetti che lo vedo subito da internet. Se non ce l'ha sotto mano lo documentiamo in maniera diversa. Vabbè, sotto mano ho la composizione di Camera e Senato, dove... La composizione di Camera e Senato è una cosa, a me interessa allora... la coalizione che sostiene Andreotti. È caratterizzato dal Partito Comunista come appoggio esterno. Avevo detto di un non appoggio esterno, e l'appoggio interno? Perché non mi risulta che i socialisti non siano al governo in quel momento. No, i socialisti non erano al governo. Mi risulta che i socialisti non siano al governo in quel momento, almeno da documenti storici che ho verificato. Devo un attimo vederlo, perché questo è un approfondimento che non ho avuto il tempo di fare. Va bene, Presidente, lo documento io con gli atti ufficiali legati al governo Andreotti 2 della settima legislatura. Comunque le posso già dire che ci sono i socialisti, ci sono i socialdemocratici, c'è il Partito Repubblicano. Quindi posso riprendere? Prego. Quindi dalla sintesi che ho appena fatto emerge che nel corso della settima legislatura guida della Democrazia Cristiana il Partito Socialista si era in modo veemente battuto in Parlamento per l'approvazione del progetto di costruzione del quinto centro siderurgico a Gioia Tauro. È stato altrettanto documentato come fosse nota ai parlamentari che avevano peraltro cercato di sposare questa possibilità di costruzione, che fosse nota l'esistenza di infiltrazioni mafiose proprio in quell'area che si collocava e si colloca esattamente nell'epicentro che qui ti interessa, che ricade sotto l'egida della Cosca Piero Malli. Nelle successive indagini sarebbe poi emerso che nel momento in cui veniva realizzato il cosiddetto master plan del porto di Gioia Tauro, in altre indagini denominato Operazione Porto, sarebbe emersa in modo inequivocabile ancora l'ingerenza dei piromalli, addirittura spostando anche i confini e i perimetri del master plan, laddove era presente una villa della famiglia Piromalli, spostando i contorni del progetto. È una cosa che ho già riferito nelle precedenti deposizioni. Ora, da altre di sostanza d'archivio, questa volta in relazione ai rapporti di condivisione programmatica tra Bettino Craxi e Giulio Andreotti, che si sarebbero alternati nella leadership governativa, è stata rilevata un altro elemento di particolare interesse. Dagli archivi della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro è stato rilevato che in quell'anno 1979 Giulio Andreotti era stato presente a Reggio Calabria, ed in modo particolare tra il 30 e il 31 di ottobre del 1979, presso l'albergo di Santa Trada, nei pressi di Villa San Giovanni, dove si sarebbe intrattenuto per un'intera giornata a ricevere amici assieme alla propria moglie.
quel punto di convivio di Santa Trada sarebbe stato utilizzato l'anno successivo dal Partito Socialista Italiano per tenere un congresso politico. Riscontro che noi rileviamo attraverso la corrispondenza epistolare tra il segretario di Gioia Tauro del Partito Socialista Italiano, che scrive a Bettino Craxi dei documenti che rinveniamo all'interno dell'archivio della Fondazione Craxi. Ma riprendendo ancora una volta quell'inciso che aveva fatto onorevole Frasca, a un certo punto dice: da cosa nasce, onorevole sottosegretario, la mafia se non lo stato di arretratezza civile e culturale in cui si trova quella zona, se non dal carattere di regione assistita che si è inteso dare alla Calabria, se non dalle carenze dei pubblici poteri e dalla disinvolta gestione della cosa pubblica da parte delle clientele della Democrazia Cristiana. Perché ho fatto riferimento alle clientele della Democrazia Cristiana? Perché, guarda caso, successivamente Frasca sarebbe stato, assieme ad Andreotti, un componente di una nuova compagine di governo, quando il premier sarebbe stato Bettino Craxi con Andreotti al Dicastero degli Esteri. In questo contesto Salvatore Frasca sarebbe stato sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, e in una parte di questa legislatura sarebbe anche stato componente della Commissione parlamentare sul fenomeno delle mafie. Il fibrillare della politica socialista in Calabria e più segnatamente sulla piana di Gioia Tauro avrebbe determinato nel 1980 le dimissioni di Augusta Frisina, che era il segretario del Partito Socialista di Gioia Tauro. Ricordo che in quello stesso anno sarebbe avvenuta a giugno l'eliminazione di Valarioti, segretario del PC di Rosarno. Altra corrispondenza che abbiamo rilevato è intercorsa tra Sisinio Zito e Bettino Craxi, dove viene fatto più volte riferimento a uno degli attori interessati in quel periodo diciamo di vivacità elettorale, facendo richiamo più volte a Giovanni Palamara. Ricordo che in quell'indagine del 1984-85 di cui ho parlato prima dei Carabinieri di Roma si faceva riferimento alle indagini sulla Cosves che avrebbero visto attore proprio Giovanni Palamara. Diciamo che in sintesi credo di aver riassunto quelle che erano le tematiche oggetto di interesse. Salvo che lei non abbia altre domande. Sì, questo richiamo alla missiva di Zito per quale ragione? Intanto a quando risale e sommariamente qual è il contenuto della... Sì, un attimo soltanto. Allora, la missiva che noi rintracciamo è senza data, ma è rega sopra in intestazione tra parentesi settembre 1980. Scrive Sisinio Zito, che è il sottosegretario di Stato. Fa riferimento a quella che era una situazione di stagnamento all'interno della Calabria per quanto riguarda la nomina dei soggetti politici della Democrazia Cristiana. E fa più volte richiamo della Democrazia Cristiana o del Partito Socialista? Prego? Della DC o del PSI? Del PSI. Allora,
Subito dopo le elezioni eravamo riusciti a imporre le dimissioni della vecchia maggioranza dei manciniani, sinistra achilliani, e a ottenere successivamente la convocazione del direttivo per l'elezione di un segretario autonomista nell'ambito di una gestione unitaria della federazione. Quando si arrivò nella corrente alla designazione del candidato alla segreteria, fu fatta opposizione da parte di Palamara e altri due compagni alla candidatura di Edoardo Mollica, che aveva invece il consenso di altri 13 membri del direttivo. Ti faccio presente che nessun'altra candidatura era emersa in precedenza e che Palamara, dichiarando la sua contrarietà all'ipotesi Mollica, affermò in quella stessa circostanza, ripetete più volte successivamente, che avrebbe votato qualsiasi altro candidato espresso dalla corrente. In conseguenza di tutto ciò, Mollica ritirava la sua candidatura e si rimaneva d'accordo con la corrente, che la corrente si sarebbe riconvocata per trovare un candidato gradito a tutti. Non ci siamo soffermati troppo su quello che era il contenuto, ma era soltanto per evidenziare quanto ci fosse questa situazione di conflittualità e dove tra i soggetti attori ci fossero soggetti che poi sarebbero stati attenzionati nelle indagini. Alla fine c'è un post scriptum dove fa riferimento a Nicola Capria dicendo: e poiché Nicola Capri ha avuto modo di seguire da vicino tutta la vicenda ed è un compagno equilibrato che tutti conosciamo, credo sarebbe importante se potesse continuare a farlo anche per il tuo incarico. Abbiamo poi rilevato che si sono susseguite negli anni poi una serie di vicende giudiziarie che hanno intersecato anche l'onorevole Capria per ipotesi relative a stati ipotesi di corruttela. Ovviamente tutti questi documenti verranno prodotti. Un'ultima questione riguarda... Già, non l'abbiamo sentita. Tutti i documenti che sta richiamando, Presidente, legati ai richiami appena fatti, diciamo, all'operatività del Partito Socialista in un determinato momento storico sul quinto centro siderurgico e sulla Calabria, verranno prodotti ovviamente con i documenti. Va bene. Nelle prossime udienze. C'è poi un'ultima informativa, 23 gennaio 2022, anche questa di rilievo per comprendere le capacità di ricordo di Bruzzese su accadimenti apparentemente secondari. Mi riferisco in particolare al passaggio in cui Bruzzese, audito il 13 dicembre 2022, fa riferimento ad un incontro con Rocco Santo Filippone che avrebbe visto a bordo di una ben individuata autovettura. Sì. Quindi vorrei che lei illustrasse alla Corte quello che siamo riusciti a ricostruire a distanza di tutti questi anni. Se non ricordo male, fa riferimento all'ottobre 2003 come incontro. Sì. Allora, il richiamo che viene fatto riguarda Rocco Santo Filippone a bordo di una Fiat 1 di colore verde. Ebbene, noi abbiamo rintracciato una nota della stazione Carabinieri di Melicucco che riporta una identificazione del figlio di Rocco Santo Filippone, Filippone Antonio, a bordo di una Fiat 1 di colore verde targata Reggio Calabria 304-016, poi ritargata in Alfa Victor 142 Juliet Foxtrot, poi radiata il 19-6-2000, radiata per ragioni imprecisate. Devo annotare per dovere che l'identificazione è avvenuta nell'anno 2000, il presunto incontro che richiama il collaboratore è avvenuto nell'anno 2003, immediatamente dopo il tentato omicidio di Crea. Ma il fatto che un'autovettura di vecchia costruzione che venga utilizzata in campagna, per quelle che sono le esperienze di vita di polizia mie personali, ma anche di tanti altri operatori come me,
inducono a ritenere che spesso e volentieri capita che vecchie macchine poi diventate obsolete vengono utilizzate per camminare in campagna e vengono radiate dalla circolazione per evitare poi ulteriori pagamenti inutili. Dottore Di Stefano, io vorrei che si ricostruisse nel dettaglio la vita di questa autovettura. Quindi noi abbiamo un controllo su strada del 5 giugno 96, è corretto? Allora, li aprendo subito. Allora, l'autovettura dal 22 novembre del 1995 al 19 giugno dell'anno 2000 risulta essere intestata a Filippone Antonio. Benissimo. Il controllo in quale giorno avviene? Il controllo è avvenuto in data... ...5 giugno 1996. Benissimo. E aveva la targa che lei ci ha indicato all'inizio, RC... Avevo la targa che aveva all'inizio. Poi successivamente questa autovettura, pur rimanendo intestata allo stesso Filippone Antonio, è stata reimmatricolata, o meglio è stata ritargata. Può essere dovuto al fatto che si fosse smarrito un documento, si fosse smarrita una porzione di targa, fosse andata deteriorata la targa e quindi è stata... Ma scusi, la motorizzazione civile quando viene ritargata che tipo di annotazione riporta? No, l'annotazione che fa è la macchina ritargata ma fa richiamo a quella che era la targa precedente, quindi in questo caso... Io targa radiata per ragioni imprecisate. No, questo avviene successivamente, la macchina viene reimmatricolata, viene ritargata, ma poi successivamente viene fatta un'annotazione di radiazione dell'ultima targa per ragioni imprecisate. Quindi nel 19-6-2000 l'autovettura Alfa Victor 142 Juliet Foxtrot è stata radiata per ragioni imprecisate. Benissimo. Ma era già stata reimmatricolata, ritargata sempre a nome di Filippone Antonio. Benissimo. Il giorno 9-9-2001. No, quella è un'altra autovettura, dottore, è una Fiat Punto di colore verde. Perché abbiamo esteso un ulteriore accertamento. Benissimo. Anche per zelo. Infatti io stavo facendo la domanda, se me la consente di completarla. Il giorno 9-9-2001 vi sono vicende relative a un'autovettura che voi riversate in questa nota. Corretto? Sì. Mi dica. E allora? Sempre il figlio di Filippone Roccosanto, quindi Filippone Antonio, viene identificato in data 9 settembre del 2001 a bordo di una Fiat Punto di colore verde. Questa autovettura ha avuto negli anni diversi proprietari. Prima era stata intestata alla società Triform con sede a Montone. Meno di un mese dopo il controllo, e precisamente in data 8-10-2001 e fino al 12-5-2003, questa Fiat Punto era stata intestata a certa Valerioti Rita di Cinque Frondi. Sì. Valerioti Rita è stata coniugata con Ladini Domenico, nato a Cinque Fronti, gestore di una pompa di benzina già residente a Cinque Fronti. Sì. I figli di Ladini sono Girolamo, disoccupato, Ladini Giuseppe, detenuto, Ladini Davide Gioè, ucciso a Cinque Fronti nel 1998 a colpi di arma da fuoco. Gesuè, sì. Non Gioè. Ladini Domenico e Ladini Giuseppe risultavano già essere esponenti di rilievo della cosca Petullà Ierace, operante in questo territorio e zone limitrofe, successivamente della cosca Ladini Petullà Foriglio. Sempre dalla predetta nota si evince che Rocco Santo Filippone fosse destinatario di un ordine di cattura proprio con Ladini Domenico.
Nel relativo capo di imputazione era precisato per essersi associati tra loro mediante costituzione. Scusi. Prego. Ordine di cattura risalente a quale anno, emesso da quale autorità giudiziaria? Allora, l'ordine di cattura è dell'anno 1981, emesso a firma della Procura di Palmi nella persona del dottore Tuccio, a carico di 13 persone: Petullà Raffaele, Petullà Angelo, Bianchino Giuseppe, Bianchino Arturo, Bruzzese Raffaele, Tripodi Costantino, Ladini Domenico, Filippone Roccosanto, Pronesti Bruno, Ruffo Salvatore, Varone Salvatore, Varone Francesco e Seminare Antonio. Per essersi associati tra loro mediante costituzione di una cosca mafiosa denominata Cosca Petullà Bianchino, avente per scopo connaturato e programmato, nuova mafia, l'esecuzione di estorsioni e danneggiamenti mediante impiego di sostanze esplosive, detenzione e porto di esplosivo di armi e munizioni, in 5 fronti a Noia, Medicucco, Maropati, fino al 30/10/1980, con l'aggravante per il Petullà e Bianchino di essere i capi della cosca mafiosa. Quindi questo individuava quella che era la prima locale operante tra Anoia e Cinque Frondi. E poi, riguardo le risultanze sulla frequentazione tra i componenti della famiglia Ladini e Filippone Roccosanto, è precisato, agli atti risulta unicamente l'OP85 redatto in data 13/8/2000 da persona dipendente da questo comando, dove Filippone Antonio Nadò Medicucco veniva controllato in contrada petricciana del comune di Cinque Fronti mentre si trovava a bordo del veicolo Mitsubishi Pajero unitamente a Ladini Domenico. In ultimo si precisa che tra la famiglia Ladini e quella di Filippone non risultano esserci vincoli di parentela. Ancora, quell'autovettura sarebbe stata poi successivamente intestata a Pipicella Salvatore, nato a Siderno, il 31/3/1979. Il Pipicella è stato arrestato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nell'ambito del procedimento penale 64/48/08, e la relativa comunicazione riportava in data 1/3/2008 il Tribunale Sezione GIP di Torino convede l'arresto di Pipicella Salvatore e applica la misura della custodia cautelare in carcere. Nel momento in cui Filippone era stato identificato su quell'autovettura, si trovava in compagnia di Napoli Francesco, nato a Polistena nell'81. Poi non mi pare che ci sia altro. Senta, il Varone Francesco è interessato dal provvedimento emesso dal procuratore Tuccio, è il Varone di cui parlavamo stamattina? Sì, avevo già riportato questo provvedimento nel corso delle precedenti deposizioni, dovrebbe essere già tra gli atti perché l'avevo già citato nelle precedenti deposizioni. Perfetto, quindi anche sull'autovettura abbiamo Varone, Filippone e a quel gruppo aggiungiamo anche Ladini. Non sulla vettura, nel provvedimento. Attorno a quel gruppo legato, sì, all'autovettura abbiamo quindi Ladini, Domenico. Ci sono i Ladini, c'è Filippone, c'è Varone, ma ci sono anche i Petullà, ci sono tutti gli esponenti di vertice di quel comprensorio criminale. Va bene. Senta, vedo che Filippone Antonio poi è titolare anche di una ulteriore Fiat, in cui il colore non è specificato. Non è specificato perché purtroppo non sempre sugli archivi della motorizzazione, così come su quelli dell'ACI, viene indicato il codice del colore. Noi siamo risaliti prima al
ai colori delle autovetture, perché abbiamo ritrovato il richiamo espresso su quelle che erano le annotazioni fatte dalla polizia giudiziaria che aveva proceduto al controllo. Per quanto riguarda la Fiat Punto targata Papa Golf 79-1574 con inizio proprietà il 29-12-2000, non abbiamo riferimento esplicito su quello che è il colore. Altra vettura, una Fiat Panda targata Foxtrot Mach 124 Bravo Hotel con inizio proprietà nel 2021. Va bene, grazie. Io ho concluso, Presidente. Va bene, allora, difensore di parte civile, hanno domande da formulare? Nessuna domanda, Presidente. Difensore degli imputati, prego. Sì, Presidente. Prego. Come le avevo anticipato, c'è quella difficoltà del collega contestabile. Già lei mi ha detto, insomma, che dobbiamo concludere oggi. Però volevo evidenziare una circostanza a tal proposito. La nota del 3 gennaio, appena riferito il dottore Di Stefano... Del 23 gennaio. Del 23 gennaio è stata depositata stamattina. Ecco, quindi non abbiamo, diciamo, avuto... contezza è la stessa, nel senso il dottore Lombardo chiaramente ce l'ha messa a disposizione, ho dato una lettura, ma su questo chiaramente non possiamo neanche effettuare, a mio avviso, un controesame preciso nello specifico della stessa. Quindi credo, Presidente, che debba essere anche concesso un rinvio per il controesame, anche alla luce, insomma, non soltanto della nota del 23, ma anche delle condizioni di salute del collega contestabile. Peraltro io credo che non sarà neanche, diciamo, un controesame lunghissimo, quindi se è possibile individuare un'udienza anche la prossima, uno spazio di un'ora, un'ora e mezza, e poi concludere anche con le produzioni documentali. Questa è, diciamo, in questo momento la richiesta. Se vuole posso anche produrre, come le ho già anticipato, il certificato medico, ecco. Lo produco, insomma. Il procuratore generale, ci vuole chiarire come mai è stata depositata soltanto oggi questa, credo, una breve nota, perché da quello che abbiamo potuto percepire dall'esame si è trattato di riferire... Sono due pagine, esattamente, dei dati pagine, che potremmo definire documentale, che comunque dalla difesa oggi presente possono essere brevemente presi in esame. Ecco, voglio dire, la ragione per cui risulta la data oggi, perché le avete acquisite ultimamente. Sono accertamenti, Presidente, che hanno richiesto più del previsto, proprio per quello che spiegava prima il dottore Di Stefano, e cioè che si è scoperto il fatto che la famiglia Filippone avesse due autovetture verdi compatibili con il racconto di Bruzzese, la seconda delle quali è intestata a una ditta di Montone in provincia di Perugia, e quindi abbiamo dovuto approfondire i vari passaggi di mano anche di questa seconda autovettura. L'ho depositata oggi perché la DIA a me l'ha portata oggi 23 gennaio, quindi immediatamente messa a disposizione. Non credo che sia particolarmente complessa, voglio dire, come noto. Sono accertamenti che riguardano le autovetture di cui si è parlato, che a mio modo di vedere danno chiaramente anche in forma documentale tutta una serie di elementi facilmente, diciamo, valutabili. Quindi da questo punto di vista valuterà ovviamente la Corte, ma è una nota davvero molto sintetica e non particolarmente complicata. La Corte ritiene che comunque, avvocato Aloisio, per quanto riguarda la posizione del suo assistito, lei debba fare il controesame oggi, e che poi per quanto riguarda la posizione di Filippone siete in due difensori. Io prendo atto dello stato influenzale che lei ha anticipato prima, e non è necessario il certificato riguardo all'avvocato contestabile, ma l'avvocato Staiano poteva essere benissimo presente oggi
E quindi, anche essendo lei delegato, se ritiene di dover formulare domande in controesame in relazione alla posizione di Filippone per tutta l'audizione oggi del teste, fatto salvo solo la terza nota, per la quale ritengo che dobbiate avere la possibilità comunque di esaminarla, e quindi io, per entrambe le difese, per la prossima udienza, mi spiace che dovrà venire il teste nuovamente. È mio dovere. Consentirò, ma solo per questa parte relativa a questa terza nota, che riguarda l'autovettura. Per il resto può procedere se ritiene. Ci sono domande per entrambi gli imputati, avvocato. Io lo sapete, ho consentito sempre tempi, rinvii per dare adeguato spazio alla difesa, ma c'è l'avvocato Stagliano come codifensore. Oggi si sapeva da tempo che ci sarebbe stato l'esame del test, no? E la prossima udienza quindi sarà dedicata, lo dico sin d'ora, a questo brevissimo controesame che ci potrà essere su questa terza nota, nonché alle produzioni documentali, così la Corte avrà la possibilità di esaminarle e decidere sull'acquisizione o meno di eventuale documentazione, già in parte c'è stata preannunciata dalla Procura Generale. Prego, avvocato, se c'è il controesame. Sì, Presidente, grazie. Mi autorizza a stare seduto anche prego, per un problema avvocato. Tecnico prego, che prego. Sappiamo. Sì, dottore, buon pomeriggio. Dottore, lei prima ha fatto riferimento alla riunione di Castelvetrano, alle dichiarazioni di Sinacori. Ecco. Ha accertato anche se Sinacori è stato condannato, imputato, indagato per la strage di Capaci? No, io non ho fatto questo genere di accertamento, mi sono limitato ad acquisire le sentenze in cui viene fatto riferimento alla presenza di Pietro Giambalvo, quale sorta di gestore degli agri, dei terreni che erano di proprietà di Totò Riina, con riferimento a questa riunione del 1991. E oltre alla sentenza di Firenze di cui ho fatto cenno, ho fatto espresso richiamo alla recentissima sentenza dell'anno 2020 che riguarda la condanna di Matteo Messina Denaro in concorso morale alle stragi del 1992, dove il capitolato riguardo i cointeressi di Pietro Giambalvo sono ulteriormente ampliati. Non ho elencato tutte le ricorrenze di quella sentenza in cui si parla di Pietro Giambalvo, ma se necessario lo faccio, perché il procuratore generale si è riservato poi di produrre la sentenza. Io non l'ho letta per non tediarvi, se volete che legga le parti in cui si parla di Pietro Giambalvo ulteriormente a quello che aveva dichiarato Sinacori, lo posso fare. Ma non ho fatto altri accertamenti se non l'acquisizione di queste sentenze. Quindi soltanto diciamo sulle dichiarazioni di Sinacori legate a questa riunione a Castelvetrano. Ecco, lei non ha accertato effettivamente se Sinacori conosceva Graviano Giuseppe anche prima rispetto alla riunione di Castelvetrano nel 91? Ho fatto la precisazione che ho acquisito le sentenze, non ho fatto ulteriori non ha fatto accertamenti. Altri accertamenti, no. Sa eventualmente fuori da quel tipo di sentenza se ci sono stati periodi in cui Sinacori era detenuto nello stesso carcere con Giuseppe Graviano? No, 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 avvocato. Senta, rispetto invece a Giambalvo, Pietro o comunque a familiari dello stesso, perché se non ricordo male nella nota vengono indicati anche il fratello di Giambalvo, lei ha verificato se vi sono delle sentenze o comunque delle indagini che hanno visto coindagati, coimputati Giambalvo Pietro o i suoi familiari con Graviano Giuseppe? Allora, io ho elencato quelle che sono le risultanze, ripeto, che derivano da queste due sentenze. Se all'interno di queste sentenze ci sono dei riferimenti che rimandano a Giuseppe Graviano, questo non l'ho visto con particolare precisione, ma di certo il riferimento riguarda quella che era la funzione di Giambalvo Pietro, quale soggetto che
non solo gestiva la latitanza di Totorrina all'interno di quel contesto, che non solo aveva la gestione di quel fondo di Castelvetrano, ma che aveva anche gestito una villa dove Totorrina aveva trascorso la latitanza. Quindi per me sarebbe, diciamo, ultroneo andare a verificare se c'era una tangenza diretta con Giuseppe Graviano, perché il tema comunque riguarda in senso lato tutti i prodromi che riguardano la stagione stragista del 92-93. Sì, sì, benissimo, dottore. Visto che comunque l'imputato è Giuseppe Graviano, volevo capire se lei ha verificato le dichiarazioni di Sinacori rispetto all'imputato. No, ho precisato di non aver verificato le dichiarazioni di Sinacori. Sì, che semplice acquisite le sentenze che sono state prodotte, in cui si fa riferimento a Giambalbo Pietro. Dico, anche rispetto alla sentenza delle stragi di Firenze, vi sono ulteriori dichiarazioni di Sinacori rispetto alla posizione di Giuseppe Graviano. Lei ha verificato se Sinacori abbia mai riferito di non essere mai stato in carcere con Giuseppe Graviano? Gli ho detto di no. No. Senta, si fa riferimento anche al collaboratore Scarano. Nelle dichiarazioni chiaramente di Sinacori rispetto a questa riunione, quella della sentenza di Firenze, esattamente. Ma vi faccio capire una cosa: lei ha verificato cioè l'incontro a Roma, no? Che chiaramente è preventivo rispetto agli attentati che devono essere effettuati rispetto alle persone indicate da Sinacori. Avviene tra questi soggetti che erano presenti alla riunione di Castelvetrano, cioè tra Graviano e Giuseppe, avviene a Roma con Scarano nel 92? Allora, avvocato, torno a ripetere, io non ho fatto alcun tipo di accertamento in relazione a quelli che erano i contenuti di un dispositivo di sentenza. Io mi sono limitato de plano a documentare quelli che erano i contenuti di un dispositivo di sentenza. Non ho fatto altri accertamenti, anche perché è un qualcosa che abbiamo fatto in 3 giorni, 4 giorni. Sì, no, e quindi c'è riferimento, non avremmo capire. Avuto il tempo pratico di poter fare un'esplorazione di questo genere, e quindi abbiamo prestato seguito a quelli che erano i contenuti di un dispositivo, riportandoli qui. Un ultimo tema, ho concluso, Presidente. Per quanto riguarda la posizione del signor Graviano, per Filippone non ho indicazioni, perché appunto, come dicevo prima, stanotte c'è stata questa problematica appunto relativa al collega contestabile. Un'ultima circostanza, immagini TV, lei ha fatto riferimento alla Berlusconi e alle immagini TV, o meglio degli articoli che riportavano, diciamo, in qualche maniera la popolarità di Berlusconi. Ma dico, lei ha accertato se vi sono state immagini in TV di Berlusconi prima del 78, cioè comunque prima rispetto a quella asserita riunione di cui appunto ha parlato il collaboratore bruzzese? O immagini anche sui quotidiani, ecco, non soltanto in TV, sui quotidiani di Berlusconi. Ha accertato questa circostanza? Allora, quello che io ho accertato è quelli che sono i contenuti delle fonti documentali provenienti dalla stampa cartacea o anche dalla stampa web, che ovviamente, essendo stampa web, non può essere stampa del 1978, ma è stampa successivamente alla nascita del web. Da quei documenti abbiamo rilevato che Silvio Berlusconi fosse notorio già prima del 1978, fosse presente in più contenuti. Che poi possa essere stato oggetto di ripresa televisiva è un accertamento che non abbiamo fatto, anche perché non avevamo neanche il tempo tecnico di poter prendere degli archivi storici degli anni 70 e andare a vedere i contenuti, ma per noi era sufficiente, secondo quelle che sono le logiche di una economia investigativa e di riscontro, verificare che effettivamente fosse notoria, fosse già ben conosciuta a livello nazionale il soggetto imprenditore. Questo riguarda anche i quotidiani, oltre alle televisioni? Berlusconi prima del 70. Ne ho fatto richiamo diffusamente, ho parlato più di più quotidiani. Che ritrae Berlusconi prima del 78?
ho fatto riferimento a quello che è il contenuto di alcuni quotidiani online o quotidiani cartacei in cui si fa richiamo a Silvio Berlusconi. Poi che ci siano stati dei quotidiani del 1978 con la foto di Berlusconi, non ho avuto il tempo di verificarlo perché avrei dovuto fare questo accertamento attraverso degli archivi di Stato complicati, non ho avuto il tempo di farlo, quindi non è un accertamento che ho fatto. Presidente, non ho altre domande. Altre domande, avvocato? Non ho altre domande, Presidente. Allora, la Procura Generale metterà a disposizione dei difensori la terza nota di ovvio. Cui abbiamo no, parlato. No, ma l'ho già fatto stamattina, Presidente. L'ho già fatto stamattina. Va bene. Allora possiamo ritenere conclusa l'udienza, la prossima è fissata. Volevo solo segnalare, Presidente, che come anticipato la volta scorsa, Bruzzese Girolamo ci ha mandato una missiva relativa anche ad altre vicende che ovviamente nella copia omissata qui non sono riportate, in cui precisa alcune circostanze rispetto al suo esame, dicendo sostanzialmente di non aver compreso alcune domande. Io credo che non sia necessario risentirlo, ove si possa allegare all'esame del Bruzzese questo contenuto scritto. E quindi da questo punto di vista penso che ci possa essere un accordo tra le parti. Non posso però non segnalare che ove così non fosse, i contenuti che Bruzzese inserisce in questa missiva sono di particolare rilievo per il processo, perché hanno a che fare ancora con argomenti già affrontati che il Bruzzese dice di aver appreso da Teodoro Crea e da suo padre, relativamente a vicende anche connesse agli episodi di cui ha parlato oggi il dottore Di Stefano. Quindi vicenda Moro, riunione del fungo del 1975, incontro Craxi Berlusconi con la precisazione del giorno esatto in cui sarebbe avvenuto, quantomeno come giorno della settimana, e tutta una serie di riferimenti poi a vari soggetti più volte evocati nel corso di questa lunga istruttoria come soggetti che avrebbero la doppia affiliazione 'Ndrangheta Cosa Nostra. L'ultimo riferimento, anche questo di particolare peso, è relativo al figlio di Rocco Filippone come trafficante di armi da guerra, con particolari che a mio modo di vedere non sono notizie generiche apprese nei circuiti criminali di cui il Bruzzese ha fatto parte per molti anni. Quindi, ove ci sia consenso, ben venga l'acquisizione di questa missiva. Ove ci sia consenso parziale, io non avrei domande da fare oltre a questi contenuti, ma in quel caso è chiaro che ci sarebbe spazio per un eventuale controesame. In caso di dissenso, io ritengo che anche nella prossima udienza in cui dovrà tornare il dottor Di Stefano si possa ricitare Bruzzese per una brevissima interlocuzione su questi contenuti e quindi un completamento doveroso del suo esame. Anche questa missiva è stata già consegnata alle parti, Presidente. Procuratore generale, stamattina. Sempre stamattina. È a disposizione della Corte, Presidente, se intende. Ora, la difesa degli imputati si vuole esprimere? Presidente, la problematica è sempre la stessa. Stamattina ho avuto la possibilità di dare un'occhiata a questa, diciamo così, integrazione a quello che è il dichiarato offerto a questa Corte durante l'esame e il controesame del collaboratore. I temi sono dei temi, come anticipava anche il procuratore, importanti, dei temi importanti. Ritengo di non poter esprimere un parere in questo momento, perché a primo acchito direi non presto il consenso. Non voglio comunque, diciamo così... Quindi ci riferiamo a un'acquisizione della missiva, della lettera, diciamo. Dico, o della comunque nota di precisazioni. Vorrei
del processo. Dare un'occhiata chiaramente con più tranquillità anche per il collega, e quindi su questo esprimermi in seguito. Possiamo anche esprimerci in cancelleria, nel senso anche nei giorni successivi, in modo tale che nel caso in cui non ci fosse il consenso anche degli altri colleghi, citare per la prossima udienza il collaboratore. Quindi un termine anche di un giorno soltanto, ecco, peraltro non abbiamo copia, ecco, l'ho vista, ma non abbiamo copia, quindi ecco. La copia non la posso rilasciare perché ci sono problemi però stamattina, quindi l'ho letta velocemente, ma ci sono dei temi che chiaramente devono essere, a mio avviso, esaminati nello specifico. Procuratore generale, il discorso è legato al fatto che non può essere rilasciata la copia per una questione materiale o per una questione di salvaguardia? No, Presidente, è un problema di diritti di segreteria, quindi io posso veramente fargliela rivedere senza problemi e rimanere anche in udienza, qui tutto il tempo che serve, però per la copia dobbiamo per forza fare riferimento alla segreteria del Procuratore Generale, che è l'unica che può fare copia degli atti. Se ho capito bene, la difesa chiede un breve termine per potersi esprimere anche fuori udienza rispetto a un'acquisizione di questa missiva. E rispetto all'audizione? Presidente, eventualmente nel caso in cui non ci fosse il consenso anche dell'altra difesa, lo comunichiamo subito in modo tale da favorire l'audizione del collaboratore alla prossima udienza. Era implicito, insomma, questa cosa. Mi pare che avevo capito che non c'erano opposizioni in questo senso rispetto all'audizione. Da quello che lo diceva prima. No, assolutamente, prima, no, eventualmente no, questo no. Gliel'ho chiesto espressamente. Questo no, questo va bene. Allora, dateci solo 5 minuti per esaminare la missiva che è esibita oggi dal Procuratore Generale per la valutazione rispetto alla richiesta processuale del Procuratore.